Vuoi partecipare a Parole Musica On Air come ospite o come inserzionista? Manda un'email a info.pemonair@yahoo.com o chiama il 379-175-8002. Sono le 10:06, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Parola di Musica On Air di questo 21 maggio 2021, puntata numero 25. Chiudiamo la nostra quinta settimana di programmazione. Sembra davvero passata in un battibaleno per quanto mi riguarda questa idea che ci è venuta qualche mese fa, che abbiamo messo in pratica, che abbiamo lavorato, che abbiamo preparato e che andrà avanti fino alla metà di luglio. Già vi anticipiamo qualche tema che riguarda appunto la durata di questo format, che va dalle 10:00 sino alle ore 13, che sarà con voi fino alla metà del mese di luglio. E già vi possiamo anche dire che non saremo in onda ad esempio per quanto riguarda il giorno 2 giugno, pur essendo un mercoledì, ma sono cose futuribili che vi diremo e vi daremo nel corso ovviamente dei nostri appuntamenti. Intanto un saluto da parte di Paolo, con voi per le prossime 3 ore, per le prossime 2:54 per essere maggiormente precisi. Un saluto a chi è già collegato, un saluto ad Alessandro come sempre che mi supporta in regia con un appuntamento che ha visto qualche piccola modifica dell'ultimo minuto, ma modifiche sostanziali ed importanti rispetto a quello che poi andremo a vivere nel corso di questa giornata. Cominceremo come sempre nella nostra prima ora con l'informazione e tra pochissimo con Giovanni Gardani, d'Oliopoinews.it, poi il Parmense.net e la Gazzetta di Reggio, che saranno portate da me in diretta in studio oggi in assenza di Chiara Corradi, che ha avuto un impegno, diciamo, ecco, deve fare una supplenza, pertanto non sarà in diretta con noi. Prima, chiaramente, tutto questo sarà anticipato dal radiogiornale nazionale e internazionale. Poi nel corso della mattina avremo un appuntamento qua in studio molto importante, un appuntamento con Giuliana Reggio, la mamma di Jessica Figlianti, la ragazzina assassinata nel 1996 a soli 17 anni, perché la comunità non l'ha dimenticata per niente. Ci sono delle cose a divenire nei prossimi giorni che ancora parlano di lei, come chiaramente parla di lei tutto all'interno del cuore di una mamma, che oggi ci racconterà un po' di sue impressioni, di suoi pensieri. Andremo a ripercorrere sicuramente non senza difficoltà un percorso, un calvario, ma anche una forza trovata proprio in nome di questa figlia scomparsa. Alle 11:30 invece avremo con noi il grande Rino Sciuto. Perché? Perché stiamo preparando una rubrica che partirà la prossima settimana, però oggi focus sul personaggio, sul professionista e sulla persona Rino Sciuto, che ci racconterà un po' più di se stesso per conoscerlo un pochino più da vicino. Mezzogiorno e 10:00, mezzogiorno e 15:15, siamo in predicato, così diciamo, di collegarci con Gian Maria Manghi, come sapete, insomma, sempre al netto di impegni istituzionali che possono anche sorgere all'ultimo momento. Parliamo ovviamente del capo politico della segreteria della regione Emilia-Romagna per avere un po' di informazioni, e proprio in quello spaccato avremo anche qualcosa da raccontarvi rispetto al fine settimana che sta arrivando, che mi vedrà protagonista non tanto qui, insomma, ai microfoni di Life is Live Network, Parole Musica On Air, dove sarò invece ancora da lunedì, ma di un fine settimana fatto di musica. Procediamo con la chiusura proprio in musica, con un'amica, una cantante, una performer che può davvero dare diverse declinazioni della sua arte e del suo talento, e parlo di Elena Berto, che vi presenterò appunto in diverse situazioni differenti del suo canto, della sua professione e della sua passione. Questo è quanto rispetto al nostro appuntamento, che chiaramente si schiude adesso con il momento del radiogiornale nazionale e internazionale. È un appuntamento che vi porta in dote quelle che sono le informazioni principali, come sempre anticipato dal nostro sponsor. Un saluto a Paolo, un saluto a Daniela, che sono i gestori di un'attività che adesso vi presentiamo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. Sigarette, tabacco e accessori. Articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio. I quotidiani e le uscite speciali. Giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate. Pagamento bolle e bollettini. Servizio fax e fotocopie. Prenotazione e copertinatura libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. E in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia.
telefono 0522 87 8258. Gaza, Israele approva la tregua, Hamas conferma la decisione, il decreto sostegni Draghi, rimbalzo del PIL già nel terzo trimestre, Covid raggiunto l'accordo sul certificato digitale, sono 5.741 i nuovi casi, 251.037 tamponi, 164 i morti, ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Lavori nella scuola come personale ATA? Sei un assistente tecnico-amministrativo o un collaboratore scolastico? Hai diritto al buono pasto, al riconoscimento dei servizi prestati in ruoli diversi e all'assunzione nei nuovi profili previsti dal contratto. Per il periodo di precariato hai diritto anche al salario accessorio, a pagamento di scatti di anzianità, ferie e risarcimento danni. ANIEF tutela i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org o contatta il numero 091 70 98 355. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Israele approva il cessate il fuoco a Gaza in tarda serata. Il gabinetto di sicurezza ieri ha approvato il cessate il fuoco unilaterale. Il decreto sostegni bis, Draghi guarda al futuro, nessuno viene lasciato indietro, il paese riparte grazie ai vaccini, dice il premier durante la conferenza stampa che illustra le norme del decreto, per la prima volta un fondo per la ricerca di base. Fumata bianca sul certificato vaccino europeo che dovrebbe consentire ai cittadini europei vaccinati guariti da poco in possesso di un recente test negativo al Covid di viaggiare nell'Unione. L'accordo è stato raggiunto nel corso del trilogo tra Parlamento europeo e Consiglio europeo e Commissione europea. I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia, torna a salire la curva epidemica in Italia, ieri si sono registrati 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti, il tasso di positività sale al 2,3%, nelle precedenti 24 ore si erano registrati 5.506 casi con 287.256 tamponi e 149 morti. Cambiamo argomento, è stato individuato in tarda serata il cadavere della donna dispersa nel crollo della casa in seguito a un'esplosione a Borgo di Dudda, nel Chianti fiorentino, lo rendono noti i carabinieri, i vigili del fuoco. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Come vedete è il tempo di dare informazioni dalla zona Olio Po e dalla regione Lombardia e per fare questo stiamo attendendo di collegarci con Giovanni Gardani che tra poco sarà con noi. Sapete che con il collegamento che noi facciamo con Giovanni ogni giorno abbiamo la possibilità di informarci su una zona ben precisa, quella che lui cura nel particolare, nel dettaglio appunto, quella dell'Olio Po, ma ci dà una mano anche a leggere quelli che sono i dati, soprattutto in sede di coronavirus con la regione Lombardia che insieme all'Emilia insomma aspira a una zona bianca abbastanza immediata nelle prossime settimane, però adesso ne parliamo con Giovanni. Giovanni, buongiorno. Eccoci qui, buongiorno a te Paolo, buon venerdì a tutti, ci siamo. Altrettanto, ti vedo pronta a un viaggio, viaggio di lavoro, viaggio di piacere, dove andiamo di bello in questo fine settimana, Giovanni? A Casalmaggiore, quindi... Ah, okay. Ritorni a casa praticamente, ritorni sì, a casa. Sì, per qualche ora, sì, esatto. Ci sta, ci sta. Allora, stavo appunto dicendo che c'è questa Lombardia che insomma in qualche modo ambisce alla zona bianca, le cifre ci confortano, diamo una lettura anche in questo venerdì. Sì, allora sostanzialmente la zona bianca arriverà dal 14 di giugno, almeno questo è stato più che un pronostico, una promessa, diciamo una prospettiva che è molto, molto credibile, che viene ovviamente avvicinata dai numeri che continuano ad essere molto buoni. Anche ieri un ulteriore calo importante dal punto di vista delle terapie intensive, meno 21, siamo arrivati veramente a vicinissimi a quota 300, dovremmo essere se non sbaglio a 316 ovviamente in Lombardia, positivi al 2,2%, quindi leggermente più alta la quota rispetto ai giorni precedenti, ma finché si viaggia tra l'1 e il 2%, capite bene che insomma
la situazione è assolutamente, assolutamente tranquilla. Buona, peraltro, questo è l'altro dato che volevo darvi stamattina, la risposta, stando alle prime prenotazioni, per quanto riguarda gli under 50, quindi diciamo così i quarantenni dai 40 ai 49 anni, direi che è un'ottima risposta, perché si temeva che, insomma, scendendo con l'età poi la disponibilità fosse minore, no? E sì, quindi ci fossero meno vaccini. In realtà sembra che, insomma, la risposta sia stata buona. Si parla di 360.000 prenotazioni solo nella prima giornata. Ricordiamoci che l'apertura è stata giovedì, tra mercoledì e giovedì, in Lombardia, insomma, quindi è una quota, direi, che ci può fare, ci può tranquillizzare, sperando ovviamente che si vada avanti così, e che poi anche le successive fasce, perché giovedì scatta quella 30-39 e poi nei giorni successivi scatterà anche quella 20-29, anche, ripeto, che anche le successive fasce possano dare i risultati sperati. Ecco, come diceva lo slogan, più siamo prima vinciamo, e in effetti direi che i risultati sono assolutamente sotto gli occhi di tutti nelle ultime settimane. Davvero il calo, il crollo, devo dire, perché non parliamo più di calo ma di crollo dei contagi, è stato assolutamente evidente in tutta Italia, ma in particolare in Lombardia. Devo dire anche, e poi chiudo il discorso sul Covid, sì, che la Lombardia ha dei numeri anche rinfrancanti dal punto di vista delle dosi somministrate. Era partita un po' in ritardo, era stata criticata, adesso, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. La Lombardia ha superato le 5 milioni di dosi tra prima e seconda dose, si attesta attorno al 45%, la media italiana è del 33-34%, quindi direi che, insomma, si sta andando a una buona velocità. Si può essere soddisfatti. Adesso apriamo invece la pagina della cronaca e parliamo di un personaggio scovato, responsabile di un incendio di qualche tempo fa, e è stato individuato. Sì, l'episodio risale sostanzialmente al giorno di Pasquetta, se non sbaglio, comunque all'inizio di aprile. C'era stato questo incendio al magazzino della stazione ferroviaria di Piave Nadrizzone. Avevano preso fuoco delle traversine di legno, che sono praticamente quelle che venivano utilizzate per i binari, che poi sono state sostanzialmente rimosse, sostituite e messe nel magazzino, insomma, come si fa con gli oggetti che, come posso dire, che non servono più, ecco, certo, diciamo. Alla fine questa persona, che è un 55enne residente a Milano ma ospite di una casa praticamente di una comunità, diciamo così, del nostro territorio, peraltro disoccupato e già con dei precedenti, diciamo, per motivi in corso di accertamento, non si sa il motivo, ha deciso di dare fuoco a queste traversine e tra l'altro ha danneggiato in parte anche il magazzino. Per fortuna non c'erano stati danni alle persone, alle cose, cioè alle cose sì, ma alle persone no, non c'è stato nessun ferito, nessun intossicato, qualche danno strutturale sì al magazzino, però insomma diciamo che si sono evitati guai peggiori, e questo è stato il risultato anche di un intervento, come posso dire, molto, molto rapido, un pronto intervento da parte dei vigili del fuoco. Con le immagini di videosorveglianza si è riusciti ad arrivare nel giro di un mese e 10 giorni, alla denuncia, all'identificazione e alla denuncia appunto del responsabile di questo gesto, che tuttora resta inspiegabile perché i motivi appunto non sono ancora stati chiariti. C'è un'altra questione di cronaca che potrebbe però declinare in cose differenti, perché parliamo di vandali che sono stati individuati, hanno, diciamo, fatto atti che hanno fatto pensare a un Don Pisani che possa esserci addirittura qualcosa che riguarda il satanismo. Quindi da vandalismo a satanismo il passo sarebbe abbastanza ampio, Giovanni. Sì, sarebbe ampio. Dopo, sai, conoscere poi le intenzioni a questo punto diventa difficile, perché o li prendi e magari riesce a far confessare, a capire quali sono i motivi che spingono a questi gesti che non hanno senso. Non hanno senso per diversi motivi, perché c'è, insomma, c'è il gusto del distruggere, perché alla fine non rubi niente, cioè non è che stia giustificando i ladri, ma almeno i ladri lo fanno per guadagnare qualcosa, no? Sì. Non li sto giustificando, ma ha un senso, ha una logica. La distruzione fine a se stessa non riesco a capire che logica possa avere. Qui hanno distrutto una statua della Madonna, della Vergine Maria, e alcuni santini, peraltro valore molto molto basso da questo punto di vista, dico per fortuna, perché quantomeno non era un'opera, che ne so io, del 500, del 600, insomma, che aveva un valore storico. Era una Madonna che serviva, diciamo così, come simbolo per indicare questa santella a San Martino dall'Argine, che questa santella era appunto dedicata e vocata a Maria Vergine. Ecco,
il fatto che Don Luigi Pisani, che conosce bene il territorio, arciprete da tanti anni, da qualche anno, per tanti anni sacerdote di Rivarolo del Re e da qualche anno sacerdote di Bozzolo e San Martino dell'Argine, quindi insomma pieno comprensorio le può, conosce molto bene il territorio, il fatto, dicevo, che Don Luigi si spinga a parlare di satanismo, per me insomma è, per me, per tutti credo, è abbastanza inquietante. Lui è abbastanza convinto di questo, anche perché c'è un particolare: se vuoi fare il vandalo magari colpisci qualcosa che è vicino anche al centro senza farti vedere, però non vai a spostarti troppo diciamo dal centro cittadino. Questa santella si trova a 2 chilometri circa dal centro in una strada di campagna, quindi certo, non ci passi davanti, ci devi arrivare apposta. La vai a cercare. Esatto, allora uno si chiede perché sono andati proprio lì, e quindi sì, è vero, erano lontani dalle telecamere, erano lontani dalla vista perché erano in piena periferia, però perché è proprio una santella e non hanno distrutto ad esempio altro? Insomma, le domande ci sono. La situazione è un po' inquietante, lo dobbiamo dire, però registriamo anche quello che è stato un po' uno sfogo e una denuncia e un allarme assieme da parte di Don Luigi Pisani. Devo dire che il suo ragionamento comunque alla fine ha una logica, visto il poco valore di quello che è successo, di quello che è stato danneggiato e quello che è capitato, nel ricercare per forza appunto quella parte di mondo, diciamo, da offendere, ecco che nasce chiaramente la domanda che possa esserci altro dietro, e questo ci può stare. Allora, qualche settimana fa abbiamo avuto ospite con grande piacere il sindaco di Sabinetta Marco Pasquale, abbiamo magnificato chiaramente le bellezze di questa cittadina unica nel suo genere. E dobbiamo dire che continua a essere non soltanto media di turismo, ma anche scelta di scenari per marchi importanti, dove vanno insomma a utilizzare proprio lo sfondo sabionetano per i propri il proprio scopo pubblicitario di diffusione. Sì, proprio così. Tra l'altro il titolo del docufilm non è proprio metanoia e ricorda qualcosa di magari di non bello, ma in realtà insomma c'è dietro una ricerca artistica di questo marchio che l'avete visto, è Cartier, che sono uno dei più importanti marchi nel suo settore, che ha scelto il teatro all'antica per realizzare come sfondo, diciamo così, di una parte, non di tutto il docufilm, ma di una buona parte del docufilm, dove tra l'altro abbiamo anche dei ballerini del teatro dell'opera, del balletto di Roma, non è il teatro dell'opera, mi sono sbagliato perché poi chi è esperto me lo fa notare, quindi è il balletto di Roma. Però dicevo, ecco, al di là di questo è molto interessante il fatto che si valorizzi una città come Sabbioneta, che si valorizzino anche giovani talenti, perché questi ballerini sono tutti under 25, quindi insomma un risultato in più anche da questo punto di vista, e che Cartier cerchi di valorizzare, perché questo è quello che la ditta vuole fare, che l'azienda, la grande azienda Cartier vuole fare, è valorizzare la bellezza. Insomma, quando si parla di bellezza direi che col teatro all'antica ci abbiamo preso in pieno, quindi questo documentario è stato girato per 3 giorni, anzi 4 giorni consecutivi, durante la metà, diciamo alla metà di maggio. Vedremo poi quando verrà prodotto, vedremo anche se verrà distribuito in TV oppure magari al cinema, insomma cercheremo anche di capire dove sarà possibile reperirlo, perché sicuramente c'è grande curiosità. Al momento, con il lavoro che credo che sia ancora in fase di ripresa, quindi siamo ancora ben prima della produzione, della post produzione, il lavoro, diciamo che la bella notizia è che Sabbioneta sia stata tenuta in conto per un progetto così importante, per una ditta così importante. Insomma, Cartier credo che chiunque la conosca, che non abbia bisogno di presentazioni, non è magari per tutte le tasche, però sicuramente è un marchio che si è fatto un nome nel mondo nel corso degli anni. Insomma. Assolutamente sì, tutti sanno chi è, non tutti se lo possono permettere, e questo lo sappiamo. Ora invece parliamo di via Cairoli ripulita. C'erano problemi evidentemente da quelle parti, che ho letto un po' essere diversi e reiterati nel corso del tempo, poi c'è stata una specie di sommossa popolare per cercare di sistemare il tutto. Adesso le cose sono in ordine, Giovanni? Sì, le Pantegane in ritirata è un po' un titolo che evoca quasi una battaglia, una guerra, no? Perché effettivamente è stato un piccolo esercito anche qui di volontari, ma finalmente si è messo di butto buono, devo dire, anche il comune. Erano arrivate delle segnalazioni al comune. Avevamo parlato di questo condominio di via Cairoli per un semplice fatto, per il fatto che insomma lì ci sono delle case popolari, c'è un condominio Aller, appunto dell'edilizia residenziale, che di fatto sono le case popolari, sì, che però non era mai stato preso in considerazione. La cosa più grave è che all'interno di questo condominio sostanzialmente c'è l'ufficio provinciale di Aller, o meglio c'era, perché da 2 anni, senza dire nulla, Aller ha spostato questo ufficio e l'ha spostato direttamente a Cremona, così
chi ha bisogno da Casalmaggiore deve necessariamente andare a Cremona. Chiudendo questa piccola parentesi polemica, faceva un po' effetto che insomma un condominio Haller che dovrebbe essere sotto l'occhio diciamo del ciclone dei riflettori della stessa Haller che qui aveva la sede fino a 2 anni fa sia stato lasciato un po' andare, un po' all'incuria, c'erano veramente dei ratti sia vivi sia morti, c'era molta sporcizia. Però la buona notizia, la diamo volentieri, è che finalmente arriva il risultato. Il risultato è che finalmente ci si è adoperati, ci si è mossi per sistemare questa situazione, per ripulire dai rifiuti. E quindi insomma la segnalazione arrivata al comune, che noi abbiamo ripreso come giornale, pian pianino è servita a qualcosa. Questo ci fa sempre molto piacere, perché quando poi si arriva al risultato, senza prendere nessun merito, perché non siamo qui a mettere il cappello a niente, però insomma l'importante è arrivare al risultato, in questo caso è arrivato e quindi ci fa assolutamente piacere. Procediamo adesso invece parlando dell'importanza delle api e dell'ambiente, che cioè, ne conosciamo il valore ma molto spesso ne mancano i dettagli, e molto spesso, come vedo nel sottotitolo, c'è anche qualcuno che rispetto a queste cose ha poco rispetto, insomma si parla letteralmente di imbecilli. Facciamo un po' il punto di questa notizia, Giovanni. Sì, gli imbecilli è legato al fatto che qualche giorno fa, l'avevamo detto, nel parco di Via Italia sono state piantate nuovamente le mellifere, che sì, sono le piante, sì, le essenze di diciamo per le api, dove le api vanno poi e da lì producono il miele, no? Sostanzialmente. La cosa che è accaduta è che queste mellifere sono state piantate, messe in sicurezza, ma qualcuno le ha rubate, quindi gli imbecilli in realtà è riferito a un progetto che è diverso da quello che sto presentato ieri, ma che ha come minimo comune denominatore la scuola elementare Marconi. È un modo per dire: qualche imbecille ha rubato le piante per fare dispetto, probabilmente, perché in fin dei conti si trattava di, c'era del rosmarino tra l'altro, quindi sì, magari lo può anche usare in cucina, però voglio dire, non credo che il rosmarino costi come un Cartier, giusto per restare, esatto, in collegamento con la notizia di prima. Però battute a parte, è una sorta di risposta questa che arriva sempre dalla scuola Marconi, scuola elementare, che ultimamente, negli ultimi direi 5-6 anni, ha fatto tanto per l'ambiente, ha partecipato a diversi bandi dedicati a Umberto Chiarini, che era un noto ambientalista del nostro territorio, scuola Marconi ovviamente di Casalmaggiore, e adesso ha dato vita a questo progetto con le api. Peraltro già qualche anno fa, lo ricordo, questo prima del lockdown, 2 anni prima, quindi nel 2018, c'era stato anche una bella iniziativa con i bambini che avevano assistito alla cosiddetta smielatura, cioè come proprio veniva creato il miele dagli alveari, cioè aprendo le celle create dalle api e poi prendendo appunto il miele, spiegando un po' tutto quello che era servito da questo punto di vista. Quindi una sorta di ripresa anche di quel progetto. I ragazzi che cercano, i bambini, in questo caso delle elementari, che cercano di conoscere meglio questo mondo e questo insetto tanto prezioso, a volte sottovalutato, come appunto è l'ape. Quindi insomma è un bel progetto della scuola, che non è soltanto libri e, come posso dire, materie curricolari, programmi curricolari, ma anche qualcosina in più, e la Marconi lo sta dimostrando. Chiudiamo con il botto, perché chiudiamo con una cremonese doco come Chiara Ferragni, che è stata tirata in ballo, o meglio è stata sollecitata, vedremo se darà una risposta, dai tifosi dell'Expo Mi, adesso insomma, che con quel nome ha vinto davvero tutto, adesso le più Casalmaggiore. C'è il problema di dove giocherà, ma c'è anche il problema appunto di volerla trattenere a Cremona, quindi hanno cercato di far intervenire un nome altisonante, Giovanni. Sì, diciamo che il titolo va un attimo spiegato, perché VBC addio, e l'addio sarebbe a Cremona, non sì, è che sì, la VBC sparisca, perché la VBC andrà avanti, io credo, penso, tra Viadana e Parma, forse più Viadana che Parma in questo momento, anche perché insomma se il Palafarina viene pronto potrebbe essere una bella ripartenza. È chiaro che però vorrebbe dire ridimensionarsi un po'. I tifosi invece sperano di avere le più, la VBC, a Cremona. Per farlo hanno tentato il tutto per tutto, hanno cioè contattato Chiara Ferragni, che ormai è milanese doc, ha vinto anche l'Ambrogino d'Oro un paio di anni fa, che però insomma è nota in tutta Italia e tutto il mondo, è un marchio ormai, Chiara Ferragni è un marchio a tutti gli effetti, può piacere o meno, può stare o meno simpatica, ma ha costruito un vero e proprio impero. E allora lei, che però è di Cremona, è nativa di Cremona, tutto sommato è abbastanza legata a Cremona, perché ogni tanto ci torna, non tanto spesso, anche perché immagino che gli impegni non siano pochi, ma ogni tanto sì, torna. Hanno detto: tu che hai tante conoscenze, insomma, prova anche tu a muoverti, magari a smuovere le acque, facciamo appello anche a te per vedere se riusciamo a tenere a Cremona quella che è un'eccellenza. Non dimentichiamoci che tutto questo viene a crearsi in un contesto in cui Cremona ha già perso a favore di Montichiari la fiera del bovino,
rischia di perdere anche la pallavolo di A1, quindi insomma sarebbero due brutti colpi nel giro di 3 mesi per la cittadina del Torrazzo, che rimarrebbe, va bene, con la Cremonese in Serie B, quindi il calcio, con la Vanoli Basket in Serie A, però insomma avrebbe perso due eccellenze, la Fiera del Bovino a livello economico e a livello sportivo la VBC. Quindi chissà che magari Chiara Ferragni non riesca a fare un piccolo miracolo, comunque semplicemente a smuovere qualche main sponsor che in questo momento alla VBC serve come il pane. Perfetto Giovanni, questa è l'ultima informazione. Abbiamo tenuto appunto la Ferragni in coda per dare diciamo ancora più spessore al nostro appuntamento, che però ci porta sempre tante informazioni dalla Lombardia, dall'Olio Po, grazie al tuo intervento, a quello di oliopoinews.it. A questo punto ti auguro un buon fine settimana e poi ci risentiamo nella mattinata di lunedì. Grazie a te Paolo, grazie a tutti e buon weekend a tutti, a lunedì. Ciao, altrettanto, ciao. Un saluto, ciao Giovanni, ciao, grazie ancora. Allora ci stiamo per tuffare nell'informazione da Parma e provincia, informazione che quest'oggi vi porterò io da studio in collaborazione comunque sempre con il parmense.net. Prima ancora un giro dai nostri sponsor e poi una bella cover di Nada, la canzone famosissima Ma che freddo fa, da parte del tributo che si chiama Vega. Questo è il prossimo appuntamento, o meglio appuntamenti, sponsor, canzone e poi informazione da Parma e provincia. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. Sigarette, tabacco e accessori. Articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio. I quotidiani e le uscite speciali. Giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate. Pagamento bolle e bollettini. Servizio fax e fotocopie. Prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. E in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 0522. Mi stavo preparando, ero fuori onda praticamente. Mi sembrava Boldi quando faceva pronto. Va bene, ti ricordi quegli appuntamenti, quelle scenette di Boldi fuori onda che non si accorgeva, intanto si faceva le lampade a risatissima. Pensate che questa cosa mi è venuta in mente guardando una foto che non possiamo farvi vedere, che Alessandro mi ha messo fuori onda, di Gemma Pontini, che era una conduttrice interpretata da Paolo Villaggio. Ma lasciamo perdere, andiamo da un'altra parte, andiamo adesso da Parma e provincia e andiamo a raccontare, eccola qua, questa è Gemma Pontini, esattamente quella che mi ha scatenato il ricordo, e nel frattempo io esattamente ho fatto quella stessa roba che faceva Boldi a suo tempo in onda senza rendersene conto. Siamo pronti con l'informazione. Intanto devo salutare Luca Galvani che come ogni mattina, circuito 29, Chiara Corradi che è con me invece di solito qua in diretta. Questa mattina purtroppo non possono essere con noi, ma ci hanno fornito ovviamente le pagine di giornale che sono quelle che ci servono. Sono pagine virtuali del parmense.net, che è un sito internet con collegamenti anche a Facebook, a Twitter e anche con la chat di Telegram, che tiene costantemente aggiornati su tutto quello che avviene. Intanto cominciamo, come vedete, con i dati del coronavirus. I dati di oggi 20 maggio a Parma e provincia, chiaramente riferiti alla giornata di ieri. Siamo intanto però dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Emilia Romagna registrati 380.029 casi di positività, 464 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale è di 21.699 tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi effettuati, il coefficiente, si attesta al 2.1%, quindi come vedete insomma sempre numeri davvero che possiamo definire ottimistici. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle CRA, compresi i dirigenti delle residenze per anziani, in maggioranza gli immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare, i loro coniugi se di 80 più anni e le persone dai 55 anni in su. In Emilia-Romagna anche i 40-49enni, cioè i nati dal 72 all'81 compresi, possono già registrarsi online per ricevere la dose del vaccino. Comunque abbiamo dati che, ripeto, sono da ritenere confortanti, dire positivi può creare equivoci, comunque sicuramente sono dati del tutto confortanti. Ora procediamo, andiamo adesso invece a un'altra informazione, sempre chiaramente dal parmense.net. calano i cittadini residenti in provincia di Parma, pesante l'impatto del Covid. L'Istat rivela che il saldo naturale negativo nazionale del 2020 sia secondo a partire dall'Unità d'Italia solo quello del 1918, quando si sommarono gli effetti della guerra e dell'epidemia
pandemia di Spagnola. Chiaramente tutto questo è un dato che ha investito tutta la nazione, ma anche la popolazione di Parma e provincia, quindi è bello che il parvense se ne sia occupato proprio a cura della nostra Chiara Corradi qualche giorno fa. Ci tenevamo però a dire che c'è questa ricerca nel dettaglio, da cercare appunto all'interno dell'appuntamento con il parvense.net. È un'informazione che è stata pubblicata qualche giorno fa, ma ci tenevo a mostrarla perché mi sembra davvero del tutto molto interessante. Procediamo. L'Emilia Romagna guarda ai giovani, 640.000 per finanziare spazi di aggregazione. Potranno essere finanziati ambienti come sono chiaramente quelli delle Fab Lab, delle sale prove, dell'Informa Giovani, delle web radio giovanili. Ecco qua un appuntamento importante per me, perché ho scelto di portare questa informazione perché è sempre bello pensare che qualche giovane possa in qualche modo essere pronto a fare, a mettere in piedi qualche start-up e soprattutto a fare qualcosa che riguarda il mondo della comunicazione, che ha bisogno di essere presente, ha bisogno di essere in qualche modo liberato, perché ci sono chiaramente tutti i tele, radio, giornali di riferimento, ma ovviamente c'è anche la possibilità di creare quella che è un'informazione alternativa che può arrivare proprio dagli spazi web, un po' come facciamo anche noi qua da Parole Musica e Life is Life Network. Altra informazione sempre dal parmense.net: allevamenti in gabbia. L'Emilia Romagna è la prima a firmare lo stop in Italia. La proposta di Europa Verde e del PD è stata approvata nell'assemblea legislativa regionale. Anche la UE potrebbe fare una nuova direttiva in merito, quindi in questo caso anche qui facciamo un salto all'indietro, siamo allo scorso 13 maggio, sempre a cura di Chiara Corradi, ma è un importante appuntamento, un importante articolo che dovete andare a leggere, perché come vedete anche in questo caso l'Emilia Romagna si è messa nelle condizioni di essere all'avanguardia e di firmare questo protocollo che richiede un comportamento, diciamo, maggiormente umano, se vogliamo, nei confronti degli animali. Ora procediamo sempre con Parma, alla residenza Itigli, il nuovo ospedale di comunità con 20 posti letto. La struttura si occuperà di gestire le dimissioni dell'ospedale e la continuità delle cure e a casa e le fasi critiche dell'assistenza. Quindi una specie di passo successivo di accompagnamento rispetto all'ospedale maggiore, e mi sembra chiaramente anche questa sia veramente una idea importante. Anche qua parliamo di eccellenze, come sempre l'Emilia Romagna che rispetto alla sanità si pone diciamo in prima fila e indubbiamente fra quelle che sono le strutture più preparate e meglio performanti d'Italia, ma non soltanto d'Italia, forse anche dell'Europa intera. Avanti adesso invece con un'altra informazione: il tema che l'amministrazione comunale ha posto al centro di un progetto europeo, l'Urb Security, è quello di dare nuova vita al parco ducale rendendolo più sicuro ed accogliente. Il progetto europeo, quindi molto importante, finanziato da un programma che si chiama Urbact 3, ha l'obiettivo di sviluppare attraverso un percorso partecipativo il coordinamento con altre città europee, un approccio volto alla sicurezza urbana concentrandosi sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini e sulla crescita sostenibile e inclusiva della stessa città. Il progetto è coordinato dal comando della polizia locale e della struttura operativa finanziamenti e politiche comunitarie, supportati da un gruppo di lavoro che è intersettoriale appositamente costituito dal Comune di Parma. Come vedete, molte componenti che si vanno a unire in un progetto per il Parco Ducale, un'eccellenza della città di Parma, che è al centro di un progetto che è un progetto europeo dal nome Urb Security. Chiudiamo adesso la nostra informazione da Parma e provincia con un appuntamento che riguarda stavolta lo sport, la sfida tra Parma e Crotone per evitare l'ultimo posto. Quanto cambia sul piano economico? Sabato sera cala il sipario sulla Serie A del Parma a Genova contro la Sampdoria. Per i crociati lotta al penultimo posto, appunto col Crotone. Chiaramente parliamo di due squadre già retrocesse, al pari del Benevento che ha fatto un campionato un po' più performante ma poi in calo. Ancora 90 minuti, ovviamente ci sono delle differenze in ballo che sono quelle remunerative. Quanto cambia sul piano economico dal penultimo all'ultimo posto in Serie A? Secondo quello che dice Calcio e Finanza, il penultimo posto prende 1,6 milioni dei diritti TV, mentre l'ultimo posto ne prende 0,900, pertanto insomma ballano 700.000 euro, che all'interno di una società come quella del Parma possono essere comunque importanti rispetto invece a società che hanno fatturati un po' differenti. Questa è l'ultima informazione da Parma e provincia in collaborazione con il parmense.net, anche in assenza dei nostri referenti. Torniamo ancora una volta adesso all'appuntamento col nostro sponsor, poi una cover dei Negrita con Mamma è, e poi sempre dallo studio l'informazione in collaborazione con la Gazzetta di Reggio. Tabaccheria, cartoleria, edicola, Cavandoli. Sigarette, tabacco e accessori.
articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio, i quotidiani e le uscite speciali, giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate, pagamento bolle e bollettini, servizio fax e fotocopie, prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli, è in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 05 22 87 82 58. Mamma è prega perché il mondo va più veloce di me.
Ed eccoci pronti anche all'informazione da Reggio Emilia e Provincia, come sempre in collaborazione con la Gazzetta di Reggio, che ci fornisce le prime pagine dei giornali per poter parlare di quello che è successo, chiaramente con un'occhiata sino a quelli che sono stati i minuti appena trascorsi. Partiamo da questo appuntamento che ci vede sempre con la lettura dei dati del Covid-19. Come vedete qua al mio fianco, a Reggio Emilia nessun decesso e 53 nuovi contagiati. Detto prima del dato regionale, nella giornata di ieri sono state vaccinate 5.124 persone proprio nella provincia di Reggio Emilia, devo dire un buon numero, quindi è la conferma che la campagna vaccinale ha subito una buona accelerazione. È chiaro che questo era uno degli obiettivi, a quanto pare si dice, ci dicono che si possa fare ancora meglio, noi chiaramente lo speriamo e speriamo di poter darvi cifre ancora più confortanti rispetto a queste che già comunque cominciano a regalarci qualche sorriso. Su questa notizia c'è anche un breve video che testimonia il lavoro di quelli che sono proprio coloro che hanno partecipato a questo blitz. Reggio Emilia ha sequestrati beni per oltre 1 milione di euro a un prestanome dell''Ndrangheta. Un noto imprenditore edile crotonese, da tempo residente a Reggio Emilia, si era intestato immobili, imprese, auto, terreni e conti correnti riconducibili alla cosca. La polizia e la guardia di finanza, a circa 6 anni dalla conclusione dell'operazione a Emilia, hanno inferto un altro colpo alla cosca. Vedete qua alcune immagini alle mie spalle che stanno scorrendo, riguarda proprio questo intervento che si è tenuto nella giornata di ieri. Tra poco vedrete proprio entrare le gazzelle della Guardia di Finanza all'interno di un edificio. Il nome di questo professionista che ho appena menzionato, senza generalità, non l'ho fatto per non dare informazioni complete, ma perché non sono state rese ancora note. Si parla di un noto imprenditore reggiano, si parla di beni davvero ingenti, addirittura ingentissimi, come detto prima, insomma, beni che sono riferibili a quella che è una collusione, a quanto pare, proprio con il mondo della mafia dell''Ndrangheta. Tutto questo potrebbe essere collegato, e questo lo diciamo chiaramente attendendo che poi arrivino le informazioni giuste, le informazioni del caso, con il mondo dell''Ndrangheta e, ripeto, e con quello che è stato il processo Emilia, che per tanto tempo ha tenuto banco e ha incollato i lettori anche della Gazzetta di Reggio rispetto ai eventi che sono stati collocati appunto nel territorio reggiano, nel territorio di Reggio Emilia. Andiamo oltre con la prossima informazione, stavolta parliamo di angeli e demoni, un altro di quegli appuntamenti che ha fatto il giro d'Italia, se ne sono occupati in tanti. Parliamo dello scandalo degli affidi di Bibbiano. Lo psicoterapeuta Foti si è difeso in aula per ore, l'indagato ha chiesto di essere interrogato, il procedimento è in fase di udienza preliminare. Dopo 8 mesi dall'avvio del processo Angeli e Demoni, Claudio Foti ha rotto il silenzio e è tornato in tribunale ieri a Reggio Emilia, dove per oltre 3 ore ha raccontato la sua versione sui cosiddetti fatti di Bibbiano e respinto al mittente tutte le accuse mosse a lui dalla procura, quindi ha respinto ogni tipo di addebito. Vedremo un po' cosa ne sarà nel prossimo futuro. Un bruttissimo episodio di cronaca: in Valdenza palpeggia un bambino nel cortile delle elementari, un uomo di 70 anni è stato arrestato, ha aggredito anche 2 donne in un bar, 5 minorenni già lo avevano denunciato per adescamento. La domanda potrebbe essere: che ci faceva ancora in giro? Resta il fatto che è arrivato all'arresto dopo che si è presentato nel cortile di una scuola e appunto si è reso protagonista di gesti inconsulti e soprattutto sembra aver palpeggiato i glutei di un minorenne presente in quel momento vicino proprio al suo cerchio di azione, se così possiamo dire. Torniamo adesso invece alle rapine in banca, forse la stessa matrice di quella scorsa che abbiamo raccontato. Furto notturno nelle filiali Emilbanca di Luzzara e di Gualtieri, rubate le casse continue a Villa Rotta e a Santa Vittoria, stanno indagando i carabinieri. Infatti vi ricordo che proprio pochi giorni fa, forse nella giornata di ieri, poi a forza di dare informazioni a volte alcune le perdiamo per strada, ecco, ci sono stati altri furti di bancomat che sono stati fatti saltare per aria per rubare poi la cassa continua. Sembra, ripetiamo, che la matrice sia la stessa. Avanti adesso invece con un'altra informazione che ci rinfranca: dopo un 70enne arrestato per atti libidinosi nei confronti di bambini, di ragazzini, un 85enne invece che si laurea, il primo in presenza dopo il lockdown. Francesco Pitocco proprio oggi concluderà l'università con una tesi in diritto penale del lavoro, e quello che ho pensato quando ho letto questa informazione è quello di trovare il contatto, di poterlo avere ospite perché ci possa raccontare come mai ha pensato di laurearsi a quest'età e soprattutto quali sono le sue sensazioni rispetto a questo
questo momento che indubbiamente lo ha visto molto coinvolto e credo anche parecchio soddisfatto. Quindi in bocca al lupo, visto che questo percorso si conclude proprio in questa giornata del 21, e speriamo di poter parlare con lui molto presto perché sarebbe veramente interessante. Adesso episodio di cronaca, purtroppo muore di infarto sulla tomba del fratello, sempre a Reggio Emilia, Gian Prospero Vaccari, è stato stroncato da un malore a 79 anni vicino al luogo in cui è sepolto padre Innocenzo. E quindi questa è una vicenda di cronaca che abbiamo raccontato, presa proprio dall'ultima ora di queste mattinate. Poi chiudiamo adesso invece con l'articolo che parla dell'addio a Ercole Spallanzani, noto giornalista che abbiamo già ricordato e salutato idealmente anche da questi canali. Si sono svolti giovedì 20 maggio, ieri quindi i funerali di Ercole, il giornalista ex ferroviere reggiano scomparso lunedì mattina a 79 anni dopo una lunga malattia. È stato appunto accompagnato nella chiesa cittadina di Sant'Anselmo. A salutarlo per l'ultima volta c'erano tanti dei ragazzi che Ercole in modo giornalistico ha cresciuto e che non ha mai smesso di eseguire. Quindi ancora una volta un ricordo commosso di Ercole Spallanzani. Questa è l'ultima informazione che arriva da Reggio Emilia e provincia. Adesso ancora una volta un saluto a coloro che sono i nostri sponsor, i nostri accompagnatori nella informazione, informazione che poi termina con Radio Giornale Nazionale e Internazionale, poi una cover di Bruno Mars e poi avremo un argomento che sarà sicuramente non semplice trattare ma anche molto emozionante con noi, Giuliana Reggio, mamma di Jessica Figlianti. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. Sigarette, tabacco e accessori. Articoli di cartoleria per la scuola e per l'ufficio. I quotidiani e le uscite speciali. Giochi per bambini, ricariche telefoniche e carte prepagate. Pagamento bolle e bollettini. Servizio fax e fotocopie. Prenotazione e copertinature libri di testo. Tabaccheria, cartoleria, edicola Cavandoli. E in via Valdenza a Cianodenza, Reggio Emilia. Telefono 0522 87 8258. La tregua regge Israele verso la rimozione dell'emergenza, misure per lavoro e giovani nel piano Draghi da 40 miliardi, Colle, tasse eredità, gelo del premier su Salvini e Letta, corruzione, arrestato il sindaco dimissionario di Foggia, ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Voglio raccontare quello che facciamo, voglio far conoscere i nostri prodotti e i nostri servizi, voglio creare iniziative sul territorio, voglio creare un messaggio che rispecchi la nostra realtà. Voglio diffonderlo, interagire, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e raggiungere i nostri obiettivi. Ecco perché voglio raccontare quello che facciamo, far conoscere i nostri... Creare valore, crea valore, racconta il tuo con Media Arco, www.media-arcom.com. E buona giornata dalla redazione, da Francesco Vitali in studio. Da questa notte i combattimenti fra Israele e Hamas, terminati dopo un accordo di cessate il fuoco mediato da Egitto e Nazioni Unite. Nel sud di Israele la vita torna gradualmente alla normalità e le autorità militari si apprestano a revocare misure di emergenza. Secondo la radio militare, oltre alla sospensione e ostilità, Israele non si è assunto alcun altro impegno, ma Hamas rivendica la vittoria promettendo di ricostruire le case distrutte. Il segretario di Stato americano Blinken nei prossimi in Medio Oriente per incontrare le controparti. Von der Leyen e bene la tregua, ora una soluzione politica, stabilizzando la situazione per pace e sicurezza durature. Un decreto per l'Italia che guarda al futuro e non lascia indietro nessuno, così il premier Draghi presenta il sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri, misure per 40 miliardi, 17 imprese e professioni, 9 per aiuti alle aziende sul credito, 4 lavoratori alle fasce in difficoltà. Ci aspettiamo un balzo dell'economia nel secondo trimestre, le cifre saranno riviste al rialzo, ma per una crescita sostenuta serve il PNRR, dice il premier. Blocco dei licenziamenti prorogato al 28 agosto per le aziende che chiedono la cassa Covid entro giugno. Nel testo misure per rendere più facile ai giovani comprare casa. Gelo di Draghi su Salvini e Letta per le proposte sul Colle per una tassa di successione sui grandi patrimoni a vantaggio di diciottenni. Trovo estremamente improprio che si discuta del capo dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlare del capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, dice al leader della Lega che lo candida al posto di Mattarella. E taglia corto anche sulla proposta del segretario del PD. Non ne abbiamo parlato, non è il momento di togliere soldi alla gente ma di darne. Stop anche di Forza Italia, Letta si scorda di nuove tasse con noi al governo, ma il leader Dem insiste, con il Covid chiesto sacrificio ai giovani, restituiamo.
Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella, arrestato e messo ai domiciliari dalla squadra mobile con le accuse di corruzione e tentata concussione, domiciliari con le accuse, anche due consiglieri comunali di maggioranza, un imprenditore edile, la moglie di Landella, lo Yolanda Di Donna, ex dipendente del comune di Foggia, è stata sospesa dall'esercizio del pubblico ufficio. E ora torniamo a parlare di scuola, Marcello Pacifico, presidente del sindacato ANIEF. Al via, dopo 10 anni finalmente, dopo tante proposte di emendamento di ANIEF, dopo tante denunce, anche i ricorsi che il sindacato ANIEF ha presentato in tribunale, al via il nuovo corso come passaggio verticale per il personale amministrativo facente funzione di DSGA che ha lavorato appunto nel profilo dei direttori dei servizi generali amministrativi in questi anni. Sono quasi 2000 gli attuali facenti funzione di DSGA anche dopo l'ultimo concorso a direttore dei servizi generali amministrativi, in verità il primo concorso con le nuove norme. Ecco perché ANIEF ritiene che comunque questo bando per poter partecipare a questo concorso per titoli riservato appunto al personale facente funzione debba prevedere comunque il riconoscimento e la partecipazione dei vecchi titoli prima delle lauree previste dell'ultimo concorso, proprio perché questo personale ogni 2 anni avrebbe dovuto fare questo passaggio verticale, avrebbe potuto provare, invece sono stati bloccati per 10 anni. Quindi riteniamo che il Ministero debba fare questo, ancora oggi lo diremo nella delegazione al tavolo ministeriale, ma se non dovesse fare così, procedere così l'amministrazione, purtroppo saremmo costretti a fare ricorso per chiedere per l'ennesima volta giustizia in tribunale. Non si può pensare che un amministrativo, un assistente tecnico, personale della segreteria lavori come direttore dei servizi generali amministrativi per 7-8 anni e poi gli si dice guarda no vabbè il titolo andrà bene per fare il precario ma non va bene per passare nel nuovo ruolo. Tutto questo è profondamente ingiusto e quindi siamo pronti a ricorrere per far garantire il diritto di tutti. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Ricerca o non ricerca? Insieme possiamo fare la differenza. Partecipa anche tu alla raccolta fondi della Fondazione Grade Onlus. Sono disponibili 40.000 petali di girasole per donare 1,2 milioni di euro e sostenere così la ricerca scientifica contro i linfomi. Dona anche tu un petalo a partire da 30 euro. Fai crescere la ricerca insieme ai nostri medici e ricercatori Angelo, Annalisa, Recep e Valentina. Per info visita grade.it o chiama 0522 29 50 59.
Ed eccoci di rientro alle 11 3 minuti e 30 secondi, come vedete non sono più solo in postazione, ma in questo appuntamento con Parole Musica On Air, appuntamento numero 25, la nostra quinta settimana, ho un ospite e devo dire che è una persona che ho conosciuto proprio questa mattina, ma in realtà non dico che è come se la conoscessi da sempre, ma ho seguito le sue vicende, perché sono vicende purtroppo tristemente note, e ho apprezzato la forza di volontà e la voglia di reazione. Parliamo di Giuliana Reggio, che saluto e ringrazio per essere qua con me, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, buongiorno a tutti. Buongiorno Giuliana. Allora, per chi non conoscesse Giuliana, Giuliana è la mamma di Jessica Figlianti. Jessica è una ragazza purtroppo vittima di femminicidio, sono passati molti anni, parliamo del 1996, qua vediamo una delle fotografie più note, insomma, delle tante che abbiamo visto nel corso degli anni, una foto di Jessica che purtroppo aveva solo, se non ricordo male, 17 anni, dico bene? Sì. 17 anni. E prego Alessandro di mandare intanto un po' di contributi. Il primo riguarda proprio un articolo che abbiamo ripescato rispetto a quella vicenda e parla proprio di questo femminicidio, e l'articolo è preso addirittura dalla Repubblica: uccisa dall'ex fidanzato a 17 anni. Un omicidio, Giuliana, che scosse chiaramente tutta la comunità di Reggio Emilia, in particolare la famiglia, e è sempre, credo, difficile fare domande di questo tipo a un interlocutore che ha subito una perdita, soprattutto con questa violenza. Però ci tengo a chiederti, insomma, di quelle giornate, di quei momenti, cosa ricordi? Immagino tutto e soprattutto poi andiamo a la tua reazione, che è una reazione veramente di una dignità che è da diffondere, dobbiamo parlarne di questo. Ricordo i momenti prima, non quelli dopo, purtroppo sì. Quando è successo per me è stato un buio enorme dentro di me, che proprio non mi aspettavo e non credevo e non ci credevo. Certo. Poi la realtà purtroppo mi è balzata davanti e ho dovuto lottare con me stessa e lottare anche per i miei e mio figlio, perché ho anche un figlio. Tu hai un figlio più grande o più piccolo di un Jessica? Un anno più grande di Jessica. Più grande di Jessica, quindi all'epoca lui aveva 18 anni. E c'erano state avvisaglie, diciamo, che questa vicenda si potesse chiudere in un modo così drammatico, Giuliana? Sono state, sì, perché lui la perseguitava ovunque. E la minacciava: voglio vederti al cimitero. Ero stata dai carabinieri, purtroppo allora, come primo femminicidio in Italia di una minorenne. Lui era giovane, i carabinieri mi hanno detto: lo roviniamo, è a militare, aspettiamo. Per due o tre volte hanno aspettato troppo. E devo dire che questa vicenda non ha poi insegnato moltissimo, visto che tutt'oggi, fino a quando non arriviamo a fatti molto gravi, difficilmente si possono disinnescare queste bombe a mano. E io avevo allora 25 anni, quindi insomma ricordo con grande precisione, anzi ne avevo quasi 28, quello che è successo e anche l'incredulità, perché parliamo, come tu giustamente hai detto, di quello che è stato il primo femminicidio in Italia di una minorenne, quindi dobbiamo parlare di una vicenda veramente che ha scosso tutta la nostra nazione, quindi immaginiamoci i familiari. Facendo un passo avanti, vengo su un'altra vicenda sicuramente non semplice, che è quella poi del destino di Luca Ferrari, che appunto è l'omicida di tua figlia, che poi era stato condannato all'ergastolo. All'ergastolo in primo grado, a Reggio Emilia, poi sono andati in appello e lì gliel'hanno ridotto per buona condotta, sì. E perché non aveva precedenti penali. Sì. E devo dire che però, insomma, che forse per me non è giusto, nel senso non che servono precedenti penali se arrivi, sì, a fare una cosa di questo tipo. 23 anni in secondo grado, poi ne ha scontati molti meno. Ne ha scontati 7. L'ottavo anno è uscito e lui si è accompagnato, ha due figli, l'hanno fatto laureare in carcere e più gli hanno trovato il lavoro fuori, che lavora in comune Parma. Questo è stato quindi il destino successivo di Luca. Ho sentito, così documentandomi nei giorni scorsi, per non arrivare impreparato, che tu hai rilasciato un'intervista un po' di tempo fa dove hai detto una cosa molto importante, che sembra molto semplice, in realtà invece è un macigno lanciato. Ha detto: adesso lui ha dei figli, forse si renderà conto di quello che ha fatto. Sì, infatti quando mi fanno quella domanda ho detto: se ne renderà conto adesso, sempre se ha una testa.
se qualcosa è cambiato dentro di lui. È cambiato di lui, sì, dentro di lui. Non ha mai espresso il desiderio di chiedere scusa, di fare qualche dichiarazione ufficiale? Non ti è mai arrivata nessuna nota di questo no, tipo? No, né da lui né dai suoi familiari, dai suoi genitori. Non è arrivato nessun segno? No, anzi, suo padre ha detto allora fa se Jessica non torna con lui, lui seguirà sempre questa sua strada. E quindi in qualche modo diciamo che hanno fortificato le sue convinzioni di quel momento. Sì. E forse anche da parte loro possiamo pensare che non ci fosse l'ombra del sospetto che potesse finire in questo modo? Beh, qualche sospetto secondo me come ce l'avevamo noi, perché andando dai carabinieri e poi era cambiato in casa, mi avevano detto anche la questura, e aveva tentato già la settimana prima di accoltellarla, e solo che ero andata a prenderla io a scuola. A volte i baristi lì di fuori a scuola la tenevano dentro perché sapevano che lui era fuori ad aspettarla. E quindi il rischio era abbastanza sì, conosciuto, grosso, diciamo, sì, abbastanza conosciuto e purtroppo a quanto pare sottovalutato. E ti sei sentita, Giuliana, di dare un po' anche di responsabilità a quelle che sono le forze dell'ordine che non hanno tenuto conto della gravità della questione negli anni che sono stati quelli successivi? Nel senso che anche le istituzioni non mi sono mai state vicine. Io sono ancora tramite avvocati per il processo civile, sì, perché poi l'ho dovuto riaprire perché vanno in prescrizione dopo 10 anni, ed è una cosa assurda perché su queste sì, cose sì, in prescrizione non vanno in prescrizione cose più meno gravi, più leggere. Tu quindi sei ancora in causa per quale motivo adesso? In quale... Per risarcimento, per solo che allora lui maggiorenne non aveva intestato niente, anche se i suoi benestanti, ma non... E quindi la causa dura da allora? Cioè da allora, ancora, ancora sì, in piedi, per dare anche un quadro, se vogliamo, insomma, di quello che sono le lungaggini della giustizia italiana. Io vorrei adesso... E più le pene anche, perché le pene non sono giuste. Certo. Non dico adesso pena di morte, però almeno ergastolo. Sì, sì, per direi che per un omicidio omicidi non ci dovrebbe essere nessun altro tipo di giustizia che non questa, almeno chiaramente opinione personale. Dopodiché direi che buona condotta almeno quando li trovi sul fatto, sì, che sì, esatto, sei quando, sicuro, quando non ci sono i dubbi, sì, e quando i dubbi sono assolutamente nulli e non c'è una ricerca, diciamo, da fare del particolare, ma praticamente c'è una certezza. E sono stati poi tanti momenti poi di manifestazioni che ci sono state chiaramente in ricordo di Jessica. Stiamo per arrivare poi alla fine del nostro appuntamento con qualcosa che sarà fatto domenica prossima, e tu dicevi che ti sei sentito un pochino lasciata da sola in generale dalle istituzioni. Chi ti è stato vicino in questo periodo? Chi ti ha aiutato? Io, anche se sento che tu hai una forza interiore davvero importante. Sì, posso dirlo chiaramente perché io ho conosciuto una persona, lo dico, Cinzia Rubertelli dell'Alleanza Civica, sì, che è una consigliera comunale, e mi ha aiutato proprio a aprire e fare tante iniziative come dedicate a Jessica. Sì. Cosa avete fatto? Raccontami qualche episodio che ti è rimasto nella memoria. Per Jessica adesso sto ancora lavorando perché sì, anche lunedì sono andata alle scuole di Sant'Ilario a parlare con i ragazzini delle che medie contro la violenza, e più appunto l'Alleanza Civica, che io sono dentro all'Alleanza Civica, abbiamo fatto molte fiaccolate in memoria di Jessica, poi ho fatto molti eventi che beneficenza ai ragazzi autistici in memoria di Jessica con ricavato, e più adesso questo domenica che ci sarà il giardino, questa inaugurazione che sarà veramente tutta quanta da vedere e sarà sicuramente partecipata. Andando a fare un passettino indietro, qua ho preparato un altro contributo con una targa per Jessica che è stata diciamo inaugurata il 9 giugno del 2018. Sto vedendo un po', ecco, le date che sono quelle di riferimento degli articoli di allora. In questo caso di cosa si trattava esattamente, Giuliana? Quella targa è dove è morta Jessica, sì, perché le persone che il giorno giorno 14 marzo che volevano portare i fiori le depositavano lì nel palo. Sì, mi ricordo, nell'angolo dove c'è il palo, sì. Era una cosa un po'
un po' brutta, nel senso che non c'era qualcosa di un po' più accogliente, diciamo. E una volta, anzi, sono stati bruciati anche dei fiori, e lì poi il comune, sempre tramite l'Enza Civica, hanno fatto la proposta di mettere una cosa decorosa sul posto. Ed è stato fatto ed è stata messa proprio nella zona dove è stata assassinata Jessica. E sempre seguendo un po' le tue vicende, l'ho sempre fatto in questi anni in modo un po' discreto, poi dopo ho trovato il modo di contattarti, anche perché avevo uno spazio dove ospitarti, quindi mi sono sentito di fare questo passo, anche se capisco che non è semplice neanche perché fa questa professione comunque avvicinarsi a queste vicende. Però in questi giorni con la dottoressa Maria Rosaria Palmigiano, che ti conosce, dopo c'è anche un suo contributo video che ci ha mandato perché non poteva essere presente, abbiamo cominciato a parlare proprio in questa radio alle 18:30 ogni martedì sera di relazioni pericolose. Abbiamo cominciato a dare qualche consiglio, qualche pillola per fare in modo che le donne, soprattutto, perché molto spesso è questo che succede, ma anche gli uomini, si possono rendere conto di quando sono dentro a una relazione tossica, una relazione veramente pericolosa. Tu in questi anni sarai stata chiamata a raccontare, a parlare di queste vicende? Molte donne hanno anche paura, timore e vergogna ad andare a denunciare. Vero. Proprio vergogna, e non devono, perché la vita è loro. Certo, la vita è loro e nessuno è proprietà di nessuno. È vero, è giusto, perché questo è un po' quello che era successo appunto rispetto a quello che sempre riguarda Jessica. E in queste diciamo manifestazioni dove ti hanno invitata, tu sei riuscita a portare la tua testimonianza rispetto alla tua esperienza, e credi che questo possa essere efficace nei confronti di donne che oggi possono essere in difficoltà? Certo, io ho aiutato tante donne che venivano dove lavoravo, che avevo un bar. Sì. Perché molte volte andavano a denunciare, ma la facevano aspettare, no? Ma aspettiamo ancora adesso, anche se c'è codice rosso, che è una legge che dovrebbero intervenire subito, però a volte si aspetta anche troppo. C'è ancora, diciamo, questa latitanza di intervento in qualche modo, che purtroppo può creare quel momento, quel lasso di tempo in cui possono capitare le cose fatali, diciamo. Sì, e bisogna intervenire subito. Sì, perché effettivamente, insomma, le reazioni possono veramente essere assolutamente... Anche la lontananza, secondo me, quando dicono lontananza, non si può avvicinare di 500 sì, metri. Sì, sì, è vero, ci sono queste lì, restrittive. Quando uno lo vuol fare, si avvicina lo stesso. Non è questo, diciamo, è questo che lo fa demordere in qualche modo, anche perché sì, effettivamente, o viene fermato in un modo diverso, o non la lontananza di metri, che non serve a niente. Certo. No, non è quello che può purtroppo fermare lo scopo di qualcuno che probabilmente non ha più la possibilità di governarsi, di governare il proprio istinto. Veniamo adesso proprio a quello che sarà invece l'appuntamento di domenica prossima, quello del giardino dedicato a Jessica. Vediamo qualche articolo che abbiamo preparato, che proprio se ne sta parlando sulla stampa. L'area individuata è quella all'interno del Parco Matteotti, a poca distanza dal luogo in cui appunto la ragazza fu uccisa nel marzo del 96. Questa iniziativa da dove arriva, da chi arriva, Giuliana? Arriva sempre dall'Alleanza Civica, che hanno fatto una mozione, è stata poi approvata da tutti per aiutare anche studenti un giorno, se si portano lì, a parlare proprio di violenza, che non deve succedere quello che è successo a Jessica. Questo spazio che adesso andiamo a poi anche a vedere appunto attraverso i nostri articoli, e c'è anche la locandina di riferimento, che è quella che tu hai messo anche sulla tua pagina di Facebook, è un luogo che ha già una destinazione, nel senso che si sa già a cosa sarà adibito, o diventerà un parco che sarà multifunzionale? Dunque, un parco e un giardino dedicato a Jessica, ma e a tutte le donne vittime di violenza, di femminicidi. Sperando appunto che le scuole, i professori, le maestre, ma già da ragazzini, porta là per far per dargli vedere qualche per nozione. Lezione. Qualche... Devo dire che essere in quel posto sicuramente darà più valore alle testimonianze, cioè, perché sicuramente portare nelle scuole, adesso anche noi faremo un incontro con la dottoressa Palmigiano, parleremo di queste cose, ad esempio durante l'aperitivo in un bar dove si fanno questi incontri, lei ne ha già fatti e sono sicuramente efficaci. Ma io voglio condividere con te questo ragionamento. Credo, e tu dimmi se sbaglio, che fatto all'interno di un giardino dedicato a una ragazza
che è stata appunto vittima di femminicidio possa dare più spessore. Più spessore, sì, sì. E poi, cambiando discorso, anche nelle scuole dovrebbe introdurre di nuovo la... la materia sì. civica che insegna che ai ragazzi che gli vada a dare qualche consiglio sì. rispetto a quello che è il buon comportamento. Purtroppo ovviamente la cronaca nera è piena zeppa di questi eventi, tuttora diventa un bollettino di guerra quasi quotidiano leggere di femminicidi. È anche stata tra l'altro una, diciamo una modalità che è stata peggiorata anche dalla pandemia, in cui tante donne costrette appunto all'interno in casa in situazioni diciamo poco piacevoli hanno poi subito dei soprusi. E tu Giuliana, a distanza di tanti anni, sono passati insomma ormai tanti anni, 25 anni dalla morte di Jessica, al di là che vabbè, la mia vicenda è un po' diversa, io ho una mamma di 80 anni che ha perso una figlia, mia sorella che ne aveva 34 per questioni di salute purtroppo, ma mi rendo conto che comunque questa cosa non si stacca mai, non si sgancia mai, cioè il tuo ricordo di Jessica. No, beh, muori dentro nel senso che una parte non di te fa, se ne va. Sì, sì. È logico che non lo fai mai vedere fuori, perché la gente, ciao come stai, devi sempre certo, dire certo. bene, sì, bene, esatto. perché tanto la gente non... Mi non ricordi, gli interessa quello che mi ricordi che la forza d'animo di mia mamma anche in questa vicenda, chiaramente ripeto diversa nella sua origine. E tuo figlio, i tuoi nipoti sono stati chiaramente vicini a te, quanta risorsa, certo, quanta porta ti hanno ho dato? Tirato, mi sono tirata su perché all'inizio per una frase di mio figlio, che quando non mangiavo più perché ero anche dimagrita sì. tantissimo, fa: mamma, ho perso mia sorella, devo perdere anche te. E allora lì mi sono tirata su, ho pensato a lui e ho pensato ai miei familiari. Ci vuole davvero tanta forza, Giuliana, io ti ammiro moltissimo, ho già avuto modo di dirtelo per messaggio e lo ripeto, lo ribadisco veramente. Grazie. Qua davanti alle telecamere, ci vuole tanta forza e soprattutto ci vuole anche combattere quel pregiudizio che a volte se uno si espone qualche volta, anche soltanto come ad esempio per la targa o per il giardino, c'è sempre qualcuno che poi fa il pensiero che uno voglia cavalcare l'onda, voglia in qualche modo farsi vedere. È vero, a volte penso anche quello. Ci hai pensato, però quel pregiudizio lo hai vinto? L'hai messo vinto, da parte? Sì, perché anche. A volte dico oh, ma questa è sempre in prima pagina, sempre... Ti è venuto il pensiero che qualcuno potesse pensare male? Certo, ma qualcuno ti ha mai attaccata direttamente? No. Ecco, però lotto anche per tutte le donne che hanno bisogno, e lo dico, di andare a denunciare, di farsi aiutare con qualcuno vicino, di non aver paura. Io spero che voi stiate ascoltando in questo momento le parole in diretta, poi chiaramente rimarrà questa puntata postata e sarà nostra cura anche farne un estratto, perché diventi una testimonianza importante da mostrare anche durante gli appuntamenti con la dottoressa Palmigiano, che ha voluto rilasciarci una piccola testimonianza. Ce l'andiamo ad ascoltare e poi dopo ritorniamo in studio qua con Giuliana. Sono passati 25 anni da un tragico evento che sconvolse la quiete della comunità di Reggio Emilia, il femminicidio di Jessica Filianti, una ragazza di appena 17 anni che perse la vita per mano di un fidanzato che diceva di volerle bene, ma che in realtà non aveva accettato la fine della loro relazione. Domenica l'inaugurazione di un parco a lei intitolato nei pressi del tragico luogo del femminicidio. Un abbraccio a tutta la famiglia e un abbraccio alle famiglie delle tante, tantissime vittime di femminicidi. Grazie. Ringraziamo davvero Grazie. La dottoressa Palmigiano e il ringraziamento arriva soprattutto chiaramente da parte di Giuliana. Saremo con Maria Rosaria martedì alle 18.30 e mi ha espresso anche il desiderio di essere un giorno in puntata insieme a te, quindi poi si tenderà certo, di ritornare. Certo, con piacere. Per noi sarà un grande piacere per parlare di queste tematiche che ovviamente chiaramente sono sempre difficoltose. Buongiorno, con il cuore vicino alla signora come mamma e donna, testimonianza di coraggio, un abbraccio forte a Giuliana da parte di Romina. Questo è un messaggio che spero, Giuliana, assomigli a tanti messaggi che ti sono arrivati nel corso di questi anni, voglio sperarlo e te lo sì, chiedo. Tantissimi, cittadinanza mi è stata molto vicina. Ecco, questo è molto importante perché insomma chiaramente il sostegno in certi momenti diventa fondamentale, diventa veramente, veramente importante. Detto questo, torniamo sulla prossima domenica, chiedo ad Alessandro di rimetterci ancora in onda quello che è proprio la locandina di presentazione, così diamo qualche dritta anche di orario, quando ci sarà questa inaugurazione.
situazione? Ci sono dati riferimenti di ora, Giuliana? Sì, domenica alle ore 11. Alle 11 del mattino. E come si terrà? Ci sarà una cerimonia? Ci sarà qualcosa? Sarà una cerimonia, la benedizione del parco da un prete, sì. Il sindaco Luca Vecchi che parlerà, farà la sua introduzione. E poi non lo so perché a volte... E poi ci sarà anche una ragazza, sì, che suonerà l'arpa. E questo sarà quindi il momento di inaugurazione di questo giardino. Più la Patti Garofalo, che è un'attrice che, sì, dedicherà due poesie a Jessica. Allora, mi ricordo, ti ripeto, di questo evento, e sarebbe mio desiderio partecipare. Io sabato e domenica avrò due concerti che partirò alle 10 del mattino a fare le prove, terminerò secondo me alle 8 di sera, quindi non potrò essere con voi, però sarà poi mio piacere, se la cosa, ecco, ti andrà, a andarci insieme, e vederci un pomeriggio, un giorno, un mattino. E volentieri. Vorrei essere magari lì, e non vorrei assolutamente andarci da solo con nessun altro che non sia tu, quindi sarà per me importante visitare questo posto. Posto, frequentare questo posto e sperare davvero che si possa poi utilizzare con diciamo tutte le cautele del caso in modo costruttivo, perché insomma mi hanno suggerito da fuori onda che tu avresti desiderio che questo giardino venga utilizzato proprio per scopi che possono essere didattici aiutare persone che possono avere queste difficoltà. Proprio. Speriamo che sia così, ma sarà sicuramente così, e io stesso con Maria Rosaria ne parlerò, e poi, ripeto, ne parleremo insieme. Adesso prenderemo accordi per un prossimo appuntamento un mattino e faremo altre due chiacchiere sulla vicenda di Jessica, che vediamo bellissima alle nostre spalle, un po' tra me e te, una cosa che mi emoziona veramente moltissimo, e quindi l'appuntamento con Giuliana e con questo parco, con questa inaugurazione, questo giardino, e per domenica mattina. E in che zona siamo? Vicino al Mirabello, dico bene? Sì, via Matteotti, zona Mirabello. Nella zona Mirabello, perfetto. Io, Giuliana, ti ringrazio davvero moltissimo di questo tuo intervento. Grazie a te, grazie a voi. È stato un grande piacere conoscerti. Grazie davvero, è stato veramente bello anche la tua emozione e sicuramente la commozione che si respira ad ogni tua parola, anche a distanza di 25 anni, ma non potrebbe essere sicuramente nulla di diverso. Adesso noi procediamo, perché dobbiamo procedere, anche se non è mai molto semplice dopo appuntamenti come questo. C'è lo spot di Guitar Shot, che saranno in concerto il 29 del prossimo, di questo mese di maggio, proprio a Pieve di Gualtieri, poi il tributo a Bryan Adams e poi ritorniamo in diretta con Rinosciuto. Ciao ragazzi, basta ascoltare musica seduti sul divano, finalmente si torna a suonare live con tutta la grinta e l'energia della musica sentita addosso sulla pelle. Vi aspettiamo numerosissimi il 29 maggio a Pieve di Gualtieri. Per tutte le info più dettagliate seguite i nostri social, ma i posti sono limitati, quindi affrettatevi a prenotare, vi aspettiamo! Vi aspetto numerosi, grazie. 29 maggio, vi aspetto. Vi aspetto, ciao. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Sabato 29 maggio vi aspettiamo, Pieve di Gualtieri. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Però il motore sei tu. We'll be right back.
studio di FZ. Servizi tecnici e consulenze legali, giuridiche e fiscali, con specializzazione in successioni, testamenti, controversie su immobili e conti correnti. Studio di FZ. Lo trovi in Stradello ad Anegri 6, a Parma. Telefono 0521 87 67 73 oppure 328 46 76 142. Info consulenza at studiodifz.com. Visita il nostro sito studiodifz.com. We'll be right back.
stavolta non mi sono fatto cogliere di sorpresa dalla telecamera che è tornata su di me. Allora, stiamo per andare a collegarci con il nostro prossimo ospite, che diventerà, e per me sarà veramente molto bello, un grande onore, un ospite fisso del venerdì. E quello che però volevo chiaramente dirvi adesso è che riprendere l'appuntamento, il contatto con la diretta dopo quello che abbiamo scambiato con Giuliana non è semplice, ma sarà sicuramente più facile, perché adesso ne disquisirò anche con uno che purtroppo, devo dire, nella sua carriera sicuramente di cose violente ne ha viste tante. E poi nella nostra rubrica, che partirà ufficialmente la prossima settimana, avremo molto da raccontare. Intanto però lo preannuncio che sarà una collaborazione di ogni venerdì, poi sveleremo anche il titolo del nostro appuntamento che ho creato e che lui mi ha in qualche modo sdoganato. Un saluto, un bentornato all'amico Rino Sciuto. Ciao Rino, benvenuto. Ciao Paolo e buongiorno a tutti coloro che hanno il piacere di ascoltarci. Buongiorno, intanto. Buongiorno a te caro, e grazie per la tua disponibilità e anche per poi diventare uno dei nostri diciamo personaggi nel cast fissi che ci accompagnerà ogni venerdì con la nostra rubrica che poi presenteremo. Volevo intanto farti fare un'introduzione che riguarda proprio la tua figura professionale, un po' per presentarti a chi non ti conoscesse, anche se stavo appunto dicendo prima, mentre ti annunciavo, che abbiamo appena avuto un'intervista con Giuliana Reggio è la mamma di Jessica Figlianti, che è stata una ragazzina uccisa a coltellate dal fidanzato nel 1996 ed è stato, mi diceva, il primo femminicidio di una minorenne in Italia, che ha scosso la nostra comunità 25 anni fa, e proprio domenica prossima, fra due giorni, andranno a inaugurare un giardino dove poi terranno anche delle conferenze e delle manifestazioni contro la violenza. Quindi in questo momento sia io che Alessandro in regia ci stiamo riprendendo, perché questa donna veramente ha dimostrato una forza, una propulsione che ci ha veramente colpiti, Rino, siamo rimasti un po' scossi. Assolutamente, ho seguito gli ultimi minuti dell'appuntamento che precedeva il mio e saluto la signora Giuliana e le sono vicino, semmai le parole possono servire a qualcosa. Certo. Sì, effettivamente è un caso che non ricordavo, me lo sono andato a cercare mentre parlavate, anzi l'avevo visto già ieri sera perché mi avevi accennato che avevi questo ospite prima, sì. E così a mente non ricordavo. Effettivamente risale al 96. 96, detto, era, esatto. E ancora in quegli anni non c'era tutta questa esplosione mediatica di questi fattacci di cronaca, purtroppo, e io mi occupavo di tutt'altro, e mi occupavo di Sicilia, Calabria, Puglia, di tutte le loro care produzioni mafiose o simili. Sì. E dei crimini violenti ho cominciato a occuparmene nel 2011 proprio con l'istituzione di questo reparto. E, sono brutti questi casi da ricordare, e sono forti queste mamme, queste sorelle, questi genitori che ricordano sempre ciò che è successo al loro familiare, in questo caso la mamma, e ne ho conosciuta, ne sto vedendo tantissime di mamme che hanno perso i loro giovani figli, e sta cosa davvero mi... Ti segna, noi genitori c'è poco da fare, anzi guarda, proprio qui dietro c'è la foto della mia figlioletta di qua, sì. Quando era piccola, è un caso. Certo, da genitore chiaramente puoi capire di cosa si tratta, da genitore e da professionista che purtroppo ha seguito tanti casi. E io poi vorrei chiederti qualcosa che riguarda proprio questo tipo di casi, visto che la signora mi dava un po' di elementi, però intanto farei un passo indietro. Andiamo intanto a presentarti, visto che tu, è vero, adesso sei conosciuto anche proprio a livello nazionale perché hai partecipato a diverse trasmissioni televisive, sei l'autore di questi libri, di questo docufilm su Roberta Ragusa, soprattutto il caso di cui ti sei occupato, ma insomma c'è una genesi rispetto alla tua professione che arriva da più lontano. Adesso ad esempio ci accennavi che ti occupavi di tutt'altro. Intanto, quando sei entrato nel corpo e quando hai deciso che sarebbe stato questo il tuo lavoro, Rino? Allora, diciamo che provengo dalla provincia di Trapani, dall'Agro Ericino, un paesino che fino al 1950, tra le altre cose, era sotto il comune di Erice, località molto nota per il centro studi Ettore Majorana, sì. Per il professor Zighighi, il famoso professor Zighighi. Il mio è un paese prettamente agricolo, si chiama Buceto Palizzolo. E diciamo che finite le scuole, io ho finito il terzo anno di superiore, poi
non mi andava di studiare, francamente, e me ne rammarico oggi per allora. Mi piaceva, come si dice da noi, stampare, ossia andare dal mio paesino a Trapani e poi da Trapani, Favignana, Levanzo, Marsala, a passeggio con i miei amici. Poi avevamo una radio libera in quel tempo, per cui potrai ben immaginare. Certo. E niente, quando capì che gli sbocchi lavorativi in quel di Trapani e provincia sarebbero stati veramente ridotti, ho provato, non perché volessi fare carabiniere, poliziotto e finanziere, ho fatto 3 domande in un giorno e riuscì a partire per l'arma dei carabinieri. Proprio il 16 giugno del 1983 fu incorporato qui alla Scuola Allievi di Roma. Mentre ero alla Scuola Allievi di Roma avevo vinto anche il concorso in finanza, però ormai ho detto no, ormai sto qui, la mia vita è nell'arma dei carabinieri. Sì. È un lavoro che ho imparato ad amare col passare degli anni e diciamo che sono stato fortunato nella mia carriera, fortunato non perché io sono sempre stato in reparti di alta operatività speciale e non perché io sia stato più bravo dei miei colleghi, e perché tutti poi con l'esperienza si diventa bravi, basta volerlo, ma sono stato fortunato ad andare negli anni 80, precisamente nell'86, appena promosso vicebrigadiere al reparto operativo dei Carabinieri di Roma, che era la punta di diamante dell'arma dei Carabinieri allora. Sì. Poi andai a comandare una picco, ho voluto fare questa esperienza di comandare una stazione, e l'ho fatto per quasi 3 anni a Ienne, un piccolo borgo di poche anime. 400. Ci sono stato, pensa che caso, ci ho suonato e cantato proprio a Ienne. L'unica esperienza in terra romana col mio gruppo è stato proprio a Ienne. C'era una gara di... Ma non dicevi che eri con gli spari addosso? Ero venuto, c'era una gara di orientamento nei boschi, una cosa di questo tipo c'era. E sì. c'era anche Sky TV che riprendeva in quella serata, in quella giornata. Mi ricordo di un complesso che venne dalle due parti, si chiamavano gli Spari Addosso, facevano cover di Vasco. Ah, di Vasco, no, noi facciamo cover dei Nomadi, però sì, ricordo anche quell'evento, perché poi rimanemmo in contatto. Ma forse anche voi ho visto allora, perché mi ricordo la cover dei Nomadi. Ero io, guarda, eravamo già amici allora e non lo sappiamo. bene. Proprio a Ienne, scusami, ti ho interrotto, scusami. No. Ebbene, andai a comandare questa stazione, l'ho fatto per 3 anni, ho conosciuto Gaetano Curreri, in quell'occasione vennero anche gli stadi, un mega concerto. Bene, e poi da lì il paese era davvero piccolo, e io ricominciavo a scalpitare perché abituato in un reparto operativo, ho ricominciato a scalpitare, allora tramite un caro amico riuscii ad andare a Rosso, dove poi dopo 24 anni ho chiuso la carriera. Di Arrosto ho fatto varie esperienze, mi sono occupato di mafia, camorra, 'ndrangheta, mi sono occupato di riciclaggio internazionale, indagini che per anni hanno occupato le cronache nazionali, specie quelle sul riciclaggio, che era una materia che non amavo, però ero lì, dovevo farla, c'era poco da fare. Se non che nel 2011 l'arma dei carabinieri, il generale Gallitelli, all'epoca comandante generale, sulla scorta di quelle che erano già le indicazioni, la strada intrapresa dalla Polizia di Stato, istituì questo reparto crimini violenti. Ero uno dei più anziani, fu interpellato e vuoi fare questa esperienza? Ho detto perché no? Ed è stata, credo, una magnifica scelta, perché lì ho fatto credo gli ultimi 7 anni della mia carriera e forse anche, non dico più belli, perché nel cuore rimane il reparto operativo di Roma tra l'86 e fine anni 90. Sì. Ma è stata davvero un'esperienza incredibile quella dei crimini violenti, vuoi per le esperienze, vuoi per l'adrenalina, vuoi per le brutte esperienze, perché anche quelle fanno bagaglio. E tra tutti cito appunto Roberta Ragusa, che ormai è saputa e risaputa, ma quello che più mi ha lasciato perplesso, che mi ha fatto molto riflettere, è stato il caso del piccolo Loris Stival, quando ci rendemmo conto che era stata la madre a commettere quell'insano gesto, è stata la più brutta vittoria investigativa che io abbia mai conseguito.
Devo dire che la frase che hai detto adesso è veramente significativa. La più brutta vittoria fa ben capire cosa si può provare in quel momento rispetto a un successo professionale che corrisponde però a quello che poi è una verità che mai vorremmo che fosse tale, perché di fronte a tanta crudeltà diventa veramente difficile. E ascoltandoti, se non ho capito male, hai detto la creazione del reparto crimini violenti, quindi diciamo è un reparto cosiddetto giovane? Molto giovane, è nato l'11 di novembre del 2011, ammazza, 11-11-2011, questa cosa. Sì, il reparto è nato a seguito dei casi di Saria Scazzi, Melania Rea e Yara Gambirasio, e fu lì che ci fu questa svolta del comando generale che volle istituire, proprio perché la Polizia di Stato aveva già un reparto omologo in seno allo SCO. Lo SCO è il Servizio Centrale Operativo ed è il Servizio Centrale della Polizia di Stato. Sì. Il nostro Servizio Centrale è quello del Raggruppamento Speciale, Operativo Speciale, che diventò famoso nel 1993 con la cattura di Totò Riina, un anno dopo la sua nascita. Sì. Però mancava questo reparto crimini violenti e fu istituito appunto a novembre del 2011 e l'ho vissuto per 7 anni. Torino, sei stato luogotenente dei Carabinieri, se quello che ho qua davanti è giusto, dall'83 al 2017, è giusto? Sono giuste le date di riferimento? Sì, 24 anni, sono 34 anni nell'arma. Adesso sei in congedo, in questo momento se dovessi chiederti qual è la tua professione, cosa mi rispondi? Scrittore, consulente, investigatore? Attore? Facciamo pensionato così le prendiamo tutte. Tutto ciò che faccio a margine del cosiddetto pensionamento è puro divertimento, passatempo, e non sono il tipo che passa le ore sul divano o con la siesta pomeridiana, e poi cerco di dare una mano a qualche amico, di fare qualche consulenza investigativa, e cerco di dare consigli, di fare qualcosina, insomma, dai, non sto fermo, Sto scrivendo un terzo libro e già ne ho altri due in testa, quindi fino a 5 libri potrebbero essere già certificati. Quindi 2 ce li abbiamo già fuori, 1 lo stai scrivendo e altri 2 ce li hai in testa praticamente. Sì, sì, che già sto facendo appunti per il 4° e 5° Per il 4° e 5° quindi ti stai mettendo avanti rispetto alla tua produzione di libri, che poi tra l'altro è fra le attività, diciamo, che tu hai appunto sposato dopo il congedo dal tuo lavoro durato così tanti anni come luogotenente dei Carabinieri. Com'è che il caso di Roberta Ragusa in particolare è entrato nella tua vita, Rino? Credo che sì, che ci sia entrato quasi casualmente, perché quando io partì per Pisa ero impegnato a Perugia per l'omicidio di Luca Rosi, un ragazzo ucciso a freddo da 3 rumeni con 3 o 4 colpi di calibro 38 al petto. Questo l'ho presi quando interrogammo la compagna con la dottoressa Duchini alla procura di Perugia. È stata una descrizione davvero brutta, però chi fa il nostro lavoro è vaccinato per queste cose. E da lì mi chiamò il mio capo, mi ha detto: devi partire per Lignano Sabbiadoro. A Lignano Sabbiadoro c'era stato, mi pare, l'omicidio dei coniugi Burgato, se non ricordo male, quelli che avevano la coltelleria al corso, una roba del genere. Sì. Poi invece mandò un'altra squadra di colleghi, a me disse rientra a Roma, e come la dico molto chiara, come realmente a me piace essere reale, sì. Ti cambi la valigia, ti cambi i panni, e la biancheria intima, e dopo 2 giorni stai un po' con tua moglie e tua figlia 2 giorni e parti per Pisa, perché era già aprile del 2012, Roberta Ragusa era scomparsa a gennaio, e parti per Pisa, e a Pisa ho letteralmente sposato quell'indagine, e fui fortunato che il mio capo lo ha capito, forse l'ho anche apprezzato. Sono stato impegnato tantissimo a Pisa, diciamo che sono diventato un po' la memoria storica di quel caso, fermo restando che anche i colleghi del posto, assolutamente,
e da lì ecco è stata un'escalation di attaccamento a quell'indagine, e perché poi, come dire, vedere l'Antonio Logli che essere così freddo, essere così lontano, essere così distante dagli inquirenti, quando si è capito che era stato lui, è stata una cosa che è diventata una sorta di gioco del gatto col topo, ecco. Sì, sì, è una cosa, diciamo, che ha stimolato le tue corde in qualche modo e ti sei messo proprio, diciamo, dentro con tutte le scarpe, come diciamo da queste parti, non so se si usa anche, si usa anche mie. E quindi praticamente il caso Roberto Ragusa ti ha un po' identificato, nel senso che dopo anche il tuo assurgere a personaggio televisivo nei vari salotti, anche delle reti media, eccetera, è diventato proprio la presenza tua sempre in concomitanza col caso di Roberto Ragusa, se non vado errato. Sì, 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 sì. E poi chiaramente era subentrata la voglia e il bisogno soprattutto di trovare il corpo, cosa che ad oggi non si è verificata. Sì. Ma spero che possa verificarsi anche casualmente, perché sarebbe la chiusura naturale di un cerchio che ha bisogno di essere chiuso, ben saltato. Due libri e un docufilm anche, abbiamo già parlato anche di questo, però ricordiamolo che c'è questo docufilm che è disponibile su una piattaforma. Vuoi dare qualche dettaglio in più, Rino? Il docufilm è stato fatto intanto dalla Stand By Me Production di Roma, e io sono stato semplicemente una persona che ha dato delle indicazioni e che ha fatto la, tra virgolette, comparsa come tante altre persone. E hanno cercato di spiegare un po' la situazione, tutto quello che è successo, lo hanno fatto in maniera rispettosa, lo hanno fatto bene, in maniera serena e diciamo veritiera, che per questi casi mi pare che sia sempre così. Non certo. Ho mai visto di questo film esagerare come succede oggi nelle trasmissioni in cui si parla di fatti di cronaca, e esagerando anche non conoscendo quelle che sono le realtà. Ecco, questa è una cosa che non dovrebbe mai capitare, perché tutto dovrebbe essere sempre attinente alla realtà, invece tante volte si costruisce. Tu sei stato in trasmissioni televisive, non so quale percezione hai avuto, perché alcune sono fatte sicuramente bene, altre forse meno, e non so quale tu abbia frequentato nel totale, perché sono state tante, però c'è un po' la volontà in certi momenti di far diventare la cronaca nera spettacolo, insomma, e devo dire che attenersi più ai fatti e stare un pochino più sul taglio giornalistico male, male, male. Non farebbe. Ho avuto delle sensazioni, Paolo. Sì. E le voglio dire, perché non mi sono mai nascosto dietro a certe cose. Ho avuto delle sensazioni e io con le sensazioni ci vado spesso d'accordo. Ho avuto la sensazione che persone che riescano a dire davvero come si possano svolgere certi fatti in determinati contesti non piacciono. Forse piacciono quelli che dicono, me lo puoi passare un termine un po' più... Certo, certo. Che dicono stronzate. Sì. E piacciono quello, perché è l'audience che serve. E a volte, ecco, quando tu smentisci certe cose, non so se possa dar fastidio, ma credo che piacciono più le cose gonfiate, che poi non sono vere, però la gente ci crede perché è detto dalla televisione. Certo, certo, infatti un po' la percezione che ho avuto da fuori, quindi mi serviva fortificarla con l'esperienza di chi è stato all'interno invece dei contenitori televisivi, ancora ci sarà, con sempre la volontà di raccontare proprio la verità e di andare sui fatti e non su quelle che sono le apparenze. Certo. Per questo motivo poi abbiamo anche partorito questo titolo che adesso piano piano andiamo a svelare. Adesso devo sapere perché il tuo nome di, diciamo, battaglia, il tuo nome non istituzionale era Paco. Come mai Paco? Era Paco. Allora, in questi reparti speciali si usano dei soprannomi perché ci si può trovare spesso nel corso di pedinamenti, e a me è successo. Io ero a Terzano sul Naviglio, stavo facendo una telefonata da un posto. Sì. E non mi ero accorto che alle spalle era arrivato il principale indagato di questo traffico internazionale di stupefacenti. Mi sono presentato come Paco.
parlando, voi scherzando, fortunatamente spagnoleggiando, oi sono il compagno Paco, e fortunatamente, perché avevo alle spalle questo questo grande trafficante siciliano, tra le altre cose. E ecco, per evitare, ecco, anche quando siamo in bar e ristoranti, perché noi spesso, essendo in missione fuori in proiezione esterni, magari siamo in locale, ci chiamiamo magari per cognome, come si fa a scuola, Sciuto, Montanari, certo, così, sì, Paco, non mi vengono altri nomi al momento, ma anche la semplice Maria, la semplice, anche delle colleghe donne, abbiamo un po' di rosa anche noi. E questa qui è una cosa che fu istituita all'epoca dal generale della Chiesa, quando istituì le sezioni speciali anticrimine negli anni di fuoco, e che è rimasta, che è stata acquisita dal raggruppamento operativo speciale, che poi appunto è la costola naturale di queste sezioni speciali anticrimine, poi trasformate in raggruppamento operativo speciale, appunto. E il mio nome da che viene? E quando si arriva a Rosso, neogiunti, sì, si viene battezzati dai colleghi che già stanno sul posto. Pensa che c'era un collega, questo è un aneddoto, la mia prima missione fu a Bari, all'epoca facevamo delle indagini sulle case di cura riunite, famose indagini, e sulla corruzione, tutte queste cose qui, e alloggiavamo in un albergo a Polignano a Mare, e la sera a cena, fra tanti crudi di pesce, dovevano procedere al mio battesimo. Un collega che era stato in missione in ambasciata argentina a Buenos Aires voleva chiamarmi col nome di un animale della Pampa, ossia guanaco. A me non mi è piaciuto, però ancora lo ricordo dopo tanti anni. Il mio amico Rocco Murgante voleva battezzarmi così, non mi è piaciuto, però poi di comune accordo con gli altri colleghi scelsero questo nome, sempre mezzo spagnoleggiante, appunto, sì. Paco. Ed è rimasto questo per tutta la tua carriera, diciamo. Per tutta la mia carriera, sì, assolutamente. I nomi di battaglia non si cambiano. Certo, giustamente. Devo dire negli ultimi anni anche a me capitò, quale persona più anziana del reparto più vivente, di battezzare altri due o tre colleghi. Perché è proprio una specie di rito, di formula. Sì, è una formula. C'è sempre il crudo di pesce? Perché nel caso mi faccio battezzare anch'io, troviamo. Però guarda, di quel crudo ricordo le tagliatelle di calamaretti crudi che a me non piacciono, che scambiai con un bel piatto di noce di mare. hai fatto un baratto praticamente. Col mio collega Luciano, ricordo ancora come fosse oggi. Immagino, sono esperienze che non si possono certo dimenticare. Allora, quando dimmi pure. Ti dico, questo era il 1993 e c'erano i primi cellulari TIM con tariffa giornaliera di 1500 lire al minuto. Sì, mi ricordo. Dopo le 21. Esatto, devi aspettare dopo un certo orario, c'era la fascia rossa, la fascia verde, che si riusciva a telefonare con un po' più di continuità, sì. con degli scatti e la risposta che ti assorbivano lo stipendio. Erano momenti un po' diversi, insomma, avevamo anche un'altra età. Vabbè, fa niente, comunque siamo ancora in discreta forma, siamo qua che ce la stiamo raccontando, e soprattutto stiamo cominciando questa nuova piccola avventura di cui mi preso molto e sono molto contento. E stavo dicendo che quando Rino mi ha parlato di questo nome Paco, io ho influenzato dalla mia parte musicale e subito ho avuto un'intuizione, se così si può chiamare, non è che ho partorito niente di particolare, però prendendo la canzone di Ligabue mi è piaciuto chiamare questa rubrica Tra Paco e Realtà, perché Paco sei tu, la realtà è quella che cerchi, e poi un sottotitolo, Oltre all'apparenza, alla ricerca della verità. Questa era quella, poi ho proposto di mettere tutte le tue medaglie, ma non hai voluto, e qua dobbiamo stare più morigerati praticamente, non me lo posso permettere. Matti, è tutto permesso. Grazie, sei troppo gentile. Però mi piacerà sicuramente, Corinna, approfondire un po' di temi che proprio tu mi andrai a indicare settimana per settimana, volta per volta, che possono essere i più disparati che hai affrontato nella tua carriera, o cose anche della quotidianità che vogliamo approfondire. Quindi io sarò qua a tua disposizione a fare da interlocutore. Però questo trapaco in realtà è, diciamo, una cosa che già così mi piace, mi fa audience già così ascoltando il suono del titolo. Tu cosa ne pensi?
Sì, sicuramente, sicuramente. Guarda, ti dico che settimana scorsa, proprio 4 giorni fa, sì, con il direttore degli scomunicati, Emilia Ursoncuso, che è una giornalista con la quale spesso facciamo delle dirette, quasi una settimana, analizzando dei fatti, e abbiamo parlato del caso di Denise Pipitone, di queste ultime sviluppi, emergenze e delle prime indagini. Abbiamo fatto un video che sta su YouTube, nel giro di 48 ore abbiamo fatto 2700 visualizzazioni, non mi era mai successo. È piaciuto. Vabbè, è un format che utilizziamo, ci piace parlare, analizzare un po' i fatti, sia in maniera giornalistica che investigativa. Io porto il mio pensiero, le mie conoscenze, le porto alle sue sensazioni. E ci divertiamo così. E così nasce l'interlocuzione e nasce la rubrica che sarà anche la nostra. E vi ricordo soprattutto che oggi, proprio per dare spazio, come Rino mi ha concesso gentilmente, alla signora Giuliana a Reggio, abbiamo spostato l'appuntamento con Rino alle 11.30, ma il nostro appuntamento il venerdì sarà dalle 11 e sino alle 11.30. Pertanto adesso ti lascio andare a pranzare, che non vorrei che qualche crudo ti stesse aspettando anche oggi. E mezzogiorno è passato, Rino, che devi fare? Devi andare a pranzo? Non li ho comprati oggi. Ho delle cose delle zone 2, tortellini oggi. Ah, perfetto, perfetto. Allora la mia salute, la salute di noi reggiani, devo dire tutta, specialità di tutta l'Emilia Romagna, praticamente. Che è una grande regione. Speriamo anche, casomai prima o poi, che o in trasferto tu, poi riusciamo anche ad incontrarci, sarà per me un grande piacere. Intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito anche di oggi e per proseguire questa collaborazione di cui veramente siamo molto, molto, molto felici, caro Rino. Guarda, ti anticipo che avrò il piacere di presenziare ad una di quelle domeniche chantant che fate voi, eh. Ah sì? Ma sì, appena mi posso muovere, potrò muovermi, verrò su magari, a trovare i miei nipoti. Ma magari. A Rio Saliceto e poi... Ah, sei qua vicino, a due passi. Fammi sapere quando sei da queste parti, fammelo sapere. Ci mancherebbe. Ecco. Già quando parti, così ti aspetto al traguardo. Sarà un piacere, dai, farò un fine settimana lungo da quelle parti. Magari, Rino, sarà un piacere conoscerti. Intanto grazie per oggi e con te qua a Life is Live Network, Parole e Musica, ci rivediamo con tanto di sigla preparata e di spot iniziatore venerdì prossimo a partire dalle 11. Perfetto. Grazie, Rino. Grazie a tutti, grazie al vostro... Live is Life, Parole e Musica, grazie Paolo, tecnici a tutti. Grazie mille Rino, ancora una buona giornata. Ciao a tutti. Buon fine settimana, ciao Rino, grazie. E davvero benvenuto, ben sbarcato in questa squadra e chiaramente per noi, insomma, personaggio di grande, grandissimo pregio. Siamo pronti adesso a procedere, non avremo con noi Gian Maria Manghi quest'oggi purtroppo per questioni lavorative, insomma, come sapete abbiamo sempre questi personaggi al netto di quelli che sono problemi che possono svolgersi al momento per i compiti istituzionali, però adesso vi invitiamo con un amico, io purtroppo non potrò andare aspettando date, facendo altri lavori, vi invitiamo a andare in Calabria in un bel villaggio e ci potrete andare con l'amico Nicola Marchese, poi avremo il nostro radiogiornale, poi di rientro la tribù band di Alanis Morissette con Crazy e poi parleremo invece di quello che sarà l'appuntamento di questo fine settimana, un appuntamento che non potrà essere, diciamo, più utilizzato per prenotazioni o apparizioni perché comunque i posti sono esauriti, ma per ricordarlo ascolteremo un paio di brani, intanto uno spot che vi invita in Calabria. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. 3 serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Yeah.
L'indice nazionale scende ancora a tutte le regioni a rischio basso. Tregua dopo 11 giorni di guerra. L'Unione Europea chiede soluzione politica. Misure per lavoro e giovani nel piano Draghi da 40 miliardi. Oltre 800 pazienti per sperimentare la fase 2-3 di monoclonali. Ne parliamo tra poco. Rimanete con noi. Patto per la scuola. Al via il rinnovo del contratto per più di 1 milione di insegnanti, educatori e amministrativi precari e di ruolo nella scuola dell'università e della ricerca. Partecipa alle assemblee sindacali indette da ANIEF in tutto il territorio nazionale nel mese di maggio. Informati, consulta e vota le nostre proposte. Scriviamo il nuovo contratto insieme. Per una scuola giusta, il tuo parere conta. Per informazioni o consulenze, visita il sito www.anief.org o contatta il numero 091 70 98 355. Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Scende ancora l'RT nazionale, che arriva a 0,78 rispetto allo 0,86 della scorsa settimana, ed è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'incidenza nei dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid. Nessuna regione sopra la soglia critica per le terapie intensive, il cui tasso di occupazione scende al 19%. Sotto soglia anche le aree mediche, tutte le regioni classificate a rischio basso, mentre riportano allerta solo la provincia di Bolzano. Il ministro della Salute Speranza: oggi l'Italia sarà tutta in area gialla. Avanti su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità. Cessate il fuoco dopo 11 giorni di guerra tra Israele e Hamas. Con la mediazione di Egitto e Nazioni Unite, la tregua regge. L'esercito israeliano rimuove quasi tutte le restrizioni ai movimenti nel paese, incluse quelle per le comunità attorno alla striscia. Riaperto il valico merci di Kerem Shalom con Gaza, dal quale transitano beni e prodotti per la striscia e colpito più volte da Hamas nei giorni scorsi. Pressing europeo per una soluzione politica. Il Papa ora seguire la via del dialogo. Il segretario di Stato americano Blinken: nei prossimi giorni Medio Oriente. Intanto Hamas rivendica la vittoria, promettendo di ricostruire le case distrutte. Il premier Draghi presenta il sostegni bis, misure per 40 miliardi, 17 imprese e professioni, 9 per aiuti alle aziende sul credito, 4 ai lavoratori alle fasce in difficoltà. Ci aspettiamo un balzo dell'economia nel secondo trimestre, le cifre saranno riviste a rialzo, ma per una crescita sostenuta serve il PNR, dice il premier. Blocco dei licenziamenti prorogato al 28 agosto per le aziende che chiedono la cassa Covid entro giugno. Nel testo misure per rendere più facile ai giovani di comprare casa, gelo di Draghi su Salvini e Letta per le proposte sul colle per una tassa di successione sui grandi patrimoni a vantaggio dei diciottenni. E prosegue con le fasi seconda e terza la sperimentazione clinica dell'anticorpo monoclonale umano anti-Covid, individuato dal Mad Lab, un team di ricerca della Fondazione Toscana Life Sciences, coordinato da Rino Rappuoli. Si è infatti conclusa la prima fase clinica, svolta allo Spallanzani di Roma e al Centro di Ricerche Cliniche di Verona, su 30 volontari sani. Le nuove fasi coinvolgeranno 14 centri sperimentali a Roma, Piacenza, Trieste, Pavia, Foggia, Siena, Vercelli, Verona, Milano, Parma, Pisa, Firenze, Napoli e Avellino. I test coinvolgeranno oltre 800 pazienti con infezioni da SARS-CoV-2. Patto per la scuola, istruzione, futuro del nostro paese. Ancora i nostri microfoni, Marcello Pacifico, presidente del sindacato ANIEF. Sentiamo che cosa ci ha detto. Nel decreto legge sostegni bis si comincia a parlare di fase transitoria per i precari. Ora bisogna chiarire una cosa: il fatto che finalmente si utilizzino le graduatorie provinciali per le supplenze, per nominare del personale in ruolo, è una cosa molto importante. Il problema qual è? Il problema è che la soluzione trovata dal governo riguarda solo una piccola parte di precari da andare poi di fatto a stabilizzare, cioè quelli che sono inseriti nella prima fascia, e dimentica tutti quelli che sono inseriti nella seconda fascia, che non hanno l'abilitazione, non hanno neanche la specializzazione su sostegno, però insegnano da anni su questi posti, su materia curricolare o su posti di sostegno. Col paradosso, tra l'altro, che comunque chi è in prima fascia deve avere prestato più di 3 anni di servizio nella scuola statale, e quindi si dimentica di chi ha lavorato nella scuola paritaria, e sul fatto stesso che debba avere prestato del servizio, quando in realtà si può inserire in prima e seconda, in prima fascia, anche senza servizio. Quindi il problema è che questo provvedimento, così come è stato strutturato, pur nelle buone intenzioni, non solo non risolve il problema del precariato, continua a fare dell'ingiustizia tra
tra intere categorie di precari che lavorano nella nostra scuola. Ecco perché noi riteniamo che appena si insiederà il tavolo tecnico, il tavolo politico seguito al patto per la scuola sottoscritto ieri, si debba tutti insieme, governo e parti sindacali, trovare una soluzione condivisa che si debba trasformare in un emendamento al testo. Qualcuno dice che i tempi non ci sono, non è vero, perché nel testo si dice che potranno essere assunti o il 1° settembre o durante l'anno scolastico. La cosa importante è assumerli, e poi per ANIEF è fondamentale anche eliminare questa ulteriore prova che devono fare dopo l'anno di prova. Già l'anno di prova, l'anno di valutazione collegiale, è fondamentale per dare l'idoneità all'insegnamento, quindi rifare ancora un ultimo esame è pletorico. Insomma, non ci si vuole rendere conto che ci sono delle persone, dei professionisti che lavorano da anni nelle scuole e valutano i nostri figli. Allora queste persone non possono essere discriminate per la durata del rapporto di lavoro, ma devono essere inserite nei ruoli dello Stato, e questa è la nostra posizione per quanto riguarda proprio il meccanismo di assunzione delle supplenze. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto.
Vuoi partecipare a Parole Musica On Air come ospite o come inserzionista? Manda un'email a info.pemonair@yahoo.com o chiama il 379-175-8002. Ed eccoci di rientro dopo quello che è il nostro momento in cui abbiamo ricordato i nostri contatti. Uno lo vedete fisso sempre sopra la mia testa, 379-175-8002, l'altro invece è la nostra mail per mandare i vostri contatti. Devo anche cominciare a ringraziarvi per quelli che sono i messaggi e le mail che stanno arrivando per chiedere di partecipare proprio a questo appuntamento, tant'è che il calendario per la prossima settimana e quello anche per l'altra settimana successiva è praticamente completato. Questo perché molti hanno mandato messaggi, hanno mandato mail, soprattutto giovani cantanti, giovani interpreti che hanno bisogno di spazio, che hanno bisogno di farsi sentire, e noi saremo felicissimi di poterlo fare, come anche avremo dei professionisti che sono già pronti, già sono contattato addirittura per la prossima stagione a partire da settembre. Voglio ribadire che saremo in onda fino alla metà di luglio, questa è una cosa certa ed assodata, poi ci fermeremo e ritorneremo dopo due mesi proprio alla metà di settembre con qualcosa di diverso, di rinnovato, con degli spazi che poi vi andremo a descrivere. Insomma, questa è un'avventura cominciata lo scorso 19 di aprile, ma che sicuramente non ha intenzione di fermarsi, anzi ha intenzione di crescere e di diventare sempre più in qualche modo così grande e sempre più importante attraverso il lavoro e la perseveranza e la prosecuzione di questo cammino che vuole dare risultati che vogliamo garantire anche chiaramente a chi ci frequenta e chi ci ascolta. Detto questo, io però devo anche mettere la testa che tra qualche ora, esattamente insomma circa 24 ore, dovrò invece fare un'altra cosa, altre due cose in due giorni. Devo dire che dopo che sono stato l'ultima volta su un palco nel mese di settembre, essere ancora performante sarà un problema, speriamo di farcela, e parlo chiaramente dei due concerti di Mano in O con ospite Danilo Sacco che saranno domani e dopodomani nell'area sportiva della piscina Acqua il Paraiso di Pieve di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia. Due date sold out ormai da moltissimi giorni, la prima che era stata messa in vendibilità della domenica e terminata, insomma esaurite 24 ore, il sabato già dalla scorsa settimana non presenta più possibilità di prenotazione. Ne stiamo parlando anche perché quell'area, che è un'area diciamo che è adibita a concerto, che di solito appunto è zona sportiva, ospiterà poi altri momenti di interazione musicale col concerto dei Guitar Shot, abbiamo parlato spesso e volentieri sabato 29, e con lo spettacolo del nostro Antonio Guidetti, spettacolo comico dialettale, il 5 di giugno, ma di questo parleremo chiaramente in altre occasioni. Intanto restiamo fermi sul pezzo, molti hanno mandato messaggi per sapere quale canzone avremmo fatto, quale canzone avremmo cantato, cosa ci saremmo permessi di fare con Danilo, insomma un po' di tutto. Intanto la canzone nuova, la presentazione ufficiale di Se lo vuoi, canzone da me scritta e musicata dal mio amico chitarrista Alessandro Pareto, duettata con Danilo, che poi uscirà nel disco che è il collettivo Mario Rossi verso la fine del mese di maggio. Avremo la data precisa tra qualche giorno e ve la daremo, ma la canzone sarà anticipata proprio nella sede dei due concerti live. E poi fra le tante canzoni che eseguiremo ci saranno chiaramente vari omaggi, riferimenti alla figura di Augusto, soprattutto a quella di Danilo che sarà presente, e anche quella di Francesco Guccini. Proprio per questo motivo adesso vi faccio ascoltare la versione Mano in O di Auschwitz, la canzone del Bambino nel Vento, canzone che proprio Guccini ha scritto tantissimi anni fa, resa celebre proprio dalla interpretazione dei Nomadi, e noi da lì chiaramente ci siamo ispirati. Mano in O con la canzone del Bambino nel Vento, meglio conosciuta come Auschwitz, e poi torniamo in studio. Passato per il cammino e adesso io sono nel vento e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, saliva lento,
freddo, giorno d'inverno, e adesso io sono nel vento, e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone hanno un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a vento, in polvere, qui nel vento. E ancora buona il cannone, e ancora non è contenta di sangue bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, vivere senza ammazzare.
sono a little passé e sto accorgendo che sono giunto dentro casa con la mia cassa ancora con il nastro rosa. Mezzogiorno e 29 minuti, guardate che bellezza, guardate le mie spalle cosa si è composto e devo dire che non è merito nostro, è merito invece proprio della mia prossima ospite che ha preparato per la pagina Facebook e i social proprio un flyer apposito. Questo vuol dire, capisci, essere sul pezzo sempre e comunque, perché chiaramente la professionalità non si inventa e la si sente dentro. Grazie per averlo fatto intanto e benvenuta alla mia amica Elena Berto. Ciao Elena, benvenuta. Ciao cara, come stai? Sentite? È un sacco, sì. Sì, ti sento, sì, ti sento. Tu ci senti? Ok. Sì, ti sento, ti sento. Ok, perfetto. Ciao. Come stai intanto? È la cosa principale che mi interessa sapere. Sto benissimo, grazie, tutto bene. Bene, bene, bene. Devo dire che abbiamo un assortimento di video che mi hai girato. Il primo è questa canzone di Battisti dove si va un po' ad ammirare tutta la tua sfera professionale. Io ti definisco performer oltre che cantante, perché veramente hai questa capacità di sposare gli stili e i personaggi in un modo abbastanza unico. È un approccio raro da trovare, ti dico la verità. Ti ringrazio, sei sempre carinissimo. No, dico la verità, dico soltanto se sono qualcosa che ti meriti. Adesso io mi preoccupo sempre di fare in modo che chi ci ascolta adesso in diretta, chi ci ascolterà poi nella registrazione dei video, conosco un pochino meglio i nostri ospiti. Quindi io ho conosciuto Elena chiaramente per questioni professionali legate anche in quel momento a un tributo alla Pausini che tu avevi portato in una festa dove io facevo la programmazione qualche anno fa, Olmo di Gattatico. Ma devo dire che i tuoi aspetti musicali sono molteplici. Intanto ci piacerebbe sapere la tua partenza, quanto ti sei avvicinata alla musica, al canto, Elena? Ah, guarda, dobbiamo fare un balzo nel passato lontanissimo, perché parliamo ancora di quando ero alle scuole elementari, forse sì. All'asilo, ho iniziato probabilmente come tanti con le recite scolastiche, con il coro della chiesa e da lì non mi sono mai fermata. Quindi a 6 anni il mio primo concorso. Diciamo che sono stata battezzata da un punto di vista canoro dalla famosissima Nilla Pizzi, te la ricordi? Magari sì, certo che sì, che me la ricordo, alla mia età. Ricordo ancora cosa mi disse di studiare, perché vedrai un novantenne non camminare più ma ancora a cantare. Lei effettivamente poi ha cantato è morta anzianissima, la grande Nilla Pizzi, che chiaramente è un riferimento per la musica italiana, ma ha cantato veramente fino a un'età molto anziana. Tu quindi hai avuto modo di conoscerla? Ah certo, sì, è stata ospite in una manifestazione a cui ho partecipato e niente, è stata una bellissima esperienza. Insomma, ero molto, molto giovane, ancora minorenne, e cantavo Strani Amori, quindi già la Pausini era dentro di me. Era nella tua vita. Sì, la mia adolescenza, ecco. Poi però mi sono appassionata quando ho imbastito il tributo, ecco, sì. Non ho mai avuto un idolo, ecco, non sono mai impazzita per un cantante in particolare, sinceramente, per cui non sono una che si strappa i capelli e corre, una canita fan, ecco, di un personaggio in particolare, però mi sono appassionata della sua professionalità e vocalità. E d'altro canto, come avete sentito, insomma, le ultime news, Pausini Grammy Awards, piuttosto che Oscar, certo.
della musica, insomma, una grande artista italiana. Infatti ti stavo chiedendo se qualche artista italiana, qualche cantante o straniera avesse avuto un'influenza particolare sulla tua sfera professionale, perché è difficile da percepire dall'esterno, perché appunto sei talmente versatile che uno dice: ma a chi si è ispirata? E la risposta non è semplice, quindi se ce la puoi dare tu, oltre alla Pausini, qualcun'altra ti ha influenzata? Guarda, ti dico, anche quando ho fatto il tributo Pausini, da un punto di vista estetico ho cercato di avvicinarmi il più possibile, quindi mi lisciavo i capelli, che come vedi non è semplice, ecco, una coppa, e quindi l'abbigliamento, insomma, più vicino possibile a quello di Laura Pausini. Però la mia vocalità è la mia vocalità, insomma, ecco, non ho mai cercato di imitare nessuno. Ed è appunto un po' difficile pensare a chi mi sono ispirata, sostanzialmente, perché amo un po' il pop, la musica leggera in maniera trasversale. Sono cresciuta con la musica che mi faceva ascoltare mio papà, quindi gli anni 60 per me sono una cosa fantastica, ecco. Da Battisti in poi, per non parlare di Mina, che poi insomma è un altro lavoro che, esatto, che sto portando avanti con onore e con tanta gratificazione. E quindi niente, insomma, il panorama della musica leggera italiana sostanzialmente mi ha influenzato, però non sono mai stata così agganciata in maniera virale ad un artista, sì, in particolare. Tra poco vedremo anche la tua declinazione, anche se straniera, visto che avremo una canzone appunto che tra l'altro è anche molto famosa e di qualche tempo fa, portata a successo allora da Olivia Newton-John in una versione invece più odierna. E per quanto invece riguarda i tuoi inizi dal punto di vista proprio del canto, tu cominci come solista, cominci come cantante di un gruppo, quando comincia, diciamo, quando c'è quella piccola svolta che ti fa capire che il palco sarebbe diventato proprio la tua dimensione? Beh, ho iniziato, come ti dicevo, con tanti concorsi musicali e mi muovevo naturalmente da sola con le basi. Sì, sì. E poi pian pianino, insomma, ho conosciuto il mio attuale marito. Sì. E da lì che la saluto. Mia prima esperienza, che saluto Massimo, che ci sta guardando, credo. Ah sì, ciao Massimo, ciao. Ciao. E da lì, insomma, la mia prima esperienza live, la mia prima band, No War si chiamava, mm-hmm, dove facevamo rock sostanzialmente, ecco, quindi mi sono avvicinata al rock femminile, Scancanansi per esempio. Però. E poi da lì basta, non ho più lasciato il palco e il mondo del live, per cui tante esperienze, insomma, sempre come front woman, diciamo così. E anche esperienze ho condiviso il palco anche con altri cantanti uomini, perché anche con i No War, insomma, non ero da sola. Certo. Fino all'ultimo assetto, che è quello della Curly Band, dove sono da sola con due ballerine e quattro musicisti. Con Curly Band da quanto tempo tu canti, Elena? Ma diciamo che abbiamo cambiato diverse più volte l'assetto, però sì, insomma, da un paio d'anni sostanzialmente si è collaudato questa soluzione. Con Jam for Live e Union Sound stiamo lavorando molto bene, insomma, ecco, Covid permettendo, perché adesso certo, ovviamente certo, come nel panorama musicale abbiamo subito questa battuta d'arresto che da cui speriamo di riprenderci quanto prima, insomma. Non so l'estate come sarà, probabilmente qualcosina si muoverà, siamo fiduciosi su autunno e inverno, ecco, speriamo. La percezione è che qualcosina possa uscire. Intanto ne approfitto per salutare Renzo e Johnny, che sono anche dei special guest nel prossimo video che andremo a vedere, perché sono stati inseriti anche loro, e proprio con loro qualche settimana fa abbiamo parlato insieme a loro due, Matteo Magni, proprio di questo momento della musica, di come un po' è stata trattata, quindi sarebbe un altro argomento che aprirebbe un file infinito, anche perché insomma non siamo certo stati trattati benissimo, diciamo.
diciamo, ecco, non certo da primi della classe, ma forse proprio da ultimi della classe. Adesso però, visto che abbiamo menzionato anche appunto John for Live e Union Sound, che sono appunto coloro che hanno il progetto di Curly Band nella vendibilità, sperando che sia una bella estate, andiamo a vedere dopo proprio la presentazione di Elena con la canzone di Battisti con il nastro rosa, questa Physical, canzone che appunto è stata portata al successo tanti anni fa da Olivia Newton-John, e adesso c'è la versione di Dua Lipa che è adesso nelle corde invece di Elena. Ce l'andiamo ad ascoltare, poi torniamo in diretta, mentre intanto Max ha ricambiato il saluto, io lo risaluto ancora, ci vediamo alla canzone e poi torniamo in diretta. 1, 2, 3, 4. When I got you next to me. Avete visto la versione prima da divano, quella rilassata, adesso la versione energica, energetica di Elena, come vi dicevo, appunto una performer, e questo avete capito anche da soli, insomma, ho certificato, abbiamo Elena certificato con le immagini la tua versatilità in questo caso, no? Eh sì, l'abbiamo fatta nel lockdown, io purtroppo non mi sono potuta esibire da un punto di vista atletico perché ero incinta. Allora forse non era il caso in quel momento. Per periodo, però insomma abbiamo pensato di fare questo circuit training così per le persone che a casa, dato il lockdown, insomma, ecco, almeno ci sono tenuti in forma e anche in allegria con la Curly Band. Devo dire che il fatto che tu fossi incinta durante il lockdown forse ti ha dato, insomma, eri concentrata sulle tue cose, quindi forse non avresti potuto performare comunque sul palco. Ma al di là di questo, una domanda chiaramente ad artista te la faccio: come hai vissuto, anche per quelli che sono i tuoi colleghi e amici che fanno musica, a quel momento, e soprattutto come vedi la ripartenza rispetto a un momento che sembra offrirci qualche spiraglio in più? Oddio, guarda, io voglio essere positiva perché insomma credo
nel vaccino. Io fortunatamente l'ho fatto perché lavoro in ambito sanitario, quindi l'ho fatto ancora tra fine gennaio e febbraio. Sì. Sono già pronta per il richiamo praticamente. E quindi confido molto in questa cosa. Io e nel buon senso delle persone, credo che insomma questa batosta che ci siamo beccati con sto Covid, insomma l'abbiamo pagata cara, e credo che adesso in qualche modo le persone siano responsabilizzate ad utilizzare i dispositivi di sicurezza e la distanza e la vaccinazione, che secondo me è l'unico modo per uscire da questa pandemia e riprendere un po' di normalità. Adesso vediamo con questa zona bianca che dovrebbe arrivare a breve, tra qualche giorno o settimana, e speriamo di riuscire a ritornare ad animare e ad allietare le serate estive. Ecco, speriamo davvero, con la musica. Sì. Anche perché si sente la mancanza della musica. Devo dire che, come detto, non siamo stati trattati. Senza l'estate, senza le feste, cioè è una cosa che non si riesce a tollerare. Ecco. No, sì, sono d'accordo con te. Insomma, io mi auguro, abbiamo fatto anche un appello da questi microfoni, proprio attraverso la trasmissione anche con Johnny e con Renzo, soprattutto ai comuni, che sono quelli che non hanno bisogno di organizzare le cose, casomai due o tre mesi prima, per questioni anche dal punto di vista di quelli che sono i permessi e quant'altro. Alcune feste chiaramente partono per tempo e non hanno potuto farlo, quindi anche da queste parti, dove c'è un bel fermento estivo, non ci sarà. Tante feste sono già saltate, rimandate al 2022. Speriamo che però qualcuno possa veramente avere voglia di mettersi in gioco, di mettersi in moto, di organizzare qualcosa. Allora, a parte Curly Band, quali altri progetti in questo momento ti identificano? Beh, Curly Band sicuramente e il tributo a Mina Celentano con il fantastico Alessandro Floridia, che saluto, con cui abbiamo fatto delle esperienze meravigliose in contesti, palchi, feste fantastici. Ricordo ancora la Liguria, insomma posti meravigliosi con trattamenti altrettanto meravigliosi, ed è stata un'esperienza, insomma, ed è un'esperienza fantastica quella di poter portare sul palco la grandissima voce di Mina, ovviamente, come dicevo prima, da interprete e non da imitatrice. Da imitatrice. Mm. Che assolutamente non mi metto neanche minimamente in confronto, ed è un'emozione veramente fantastica. Ecco, lavorare con persone professionali, ma al contempo umane, simpatiche, disponibili, e chi più ne ha più ne metta, insomma, veramente una bellissima esperienza e gratificante. Tu sei quindi diventata mamma da poco, si parla che eri incinta durante il lockdown, pertanto quando è nata la tua creatura? La mia bimba adesso ha 6 mesi e 21 giorni per l'esattezza, e quindi è nata il 31 di ottobre. Il 31 ottobre di questa annata, che in realtà per te quindi non è stata così buia, perché ti ha portato sicuramente una grandissima emozione. Dovrai conciliare... ci credo, sì, ne sono convinto. Adesso dovrei conciliare, diciamo, il ruolo di mamma, quello di cantante, di musicista, cosa che non sarà semplicissima, però io credo sempre che quando la musica ti entra dentro non ti abbandona, al di là dei ruoli e anche al di là dell'età e di quello che ti succede. Non so se tu mi puoi smentire, ma non penso che la musica si sia affievolita dentro di te con l'arrivo di tua figlia. No, ti devo dire la verità che Massimo, mio marito, è la spinta fondamentale, perché io sono tendenzialmente un po' pigra e quindi tenderei un po' a dare in armi, sinceramente, devo ammettere questa cosa. Se non ci fosse Massimo sarei un po' più al rilento, proprio un diesel, ma proprio un diesel molto lento. In realtà Massimo mi tiene sempre attiva e comunque insomma il palco mi manca, ecco. Mi manca il contatto con la gente, mi manca l'energia, mi manca il pre-live, non mi manca montare gli strumenti, ma smontare tarda notte, quello no, però insomma mi manca la performance, ecco, è quello che ti dà la gente, insomma il riconoscimento che hai dopo la performance è una cosa che assolutamente mi manca tantissimo. Sarà dura sicuramente conciliare le due cose, perché la bambina è bravissima, però è ovviamente impegnativa, certo. E
diventerà una curly girl al più presto, quindi ovviamente sarà con noi in tutti i live. Visto che abbiamo nominato spesso Massimo, che adesso non è lì con te, vogliamo tracciare anche due linee guida per raccontare che oltre che tuo marito è anche un musicista, e quindi possiamo raccontare qualcosa anche di lui, di questo motore che ti sospinge. Beh certo, lui nasce come chitarrista e quindi quando ci siamo conosciuti era il chitarrista della band, poi frequentavamo la stessa compagnia, insomma, e da lì è nata un po' tutta la nostra storia, sì, sostanzialmente, quindi c'è questa unione affettiva e anche lavorativa, che a volte dà del filo da torcere, insomma, perché lavoro e casa e bottega è un po' difficile da conciliare, però insomma si fa, e ripeto, è fondamentale, perché se non ci fossi lui probabilmente non sarei arrivata dove sono arrivata, insomma, quindi a lavorare, a collaborare con delle agenzie, a fare il tributo di Mina, ad avere questa band, insomma, davvero, se non ci fosse lui come motore, probabilmente, ripeto, non sarei qui. E niente, poi però ha appeso la chitarra al chiodo, perché con il lavoro che faceva, insomma, non riusciva a conciliare gli orari con... Sì. Con prove, serate, insomma, perché tu sei meglio di me, insomma, quando si devono fare tanti chilometri bisogna partire nel pomeriggio presto, sì, sì. Poi si torna a tardi, insomma, comunque la vita del musicista è una vita bellissima ma impegnativa. Molto. E quindi, insomma, comunque ha dato seguito a quella che è sempre stata una sua inclinazione, che è quella della pianificazione, ed è un bravissimo organizzatore, un grandissimo social manager, perché lui ha contatti con il mondo intero, passa delle ore a lavorare sui social, che è una cosa fondamentale di questi tempi, per cui Massimo è un po' il motore di tutto. Infatti la descrizione è precisa, insomma, si capisce che la sua spinta diventa fondamentale a questo punto anche dal punto di vista organizzativo. Ti saluta Alessandro, che dice: mitica Elena, durante questa nostra trasmissione sono arrivati altri messaggi e altri saluti, e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Adesso, prima di passare ai saluti con Elena, andiamo ad ascoltare la sua performance proprio su Mina, e vedrete un po' quest'altro aspetto. Io ve l'ho descritta all'inizio come artista versatile, adesso, come detto, invece delle chiacchiere vediamo i fatti e capirete che sto dicendo la verità, come già l'avete visto anche nei video precedenti, anche su Capito da Elena, che il primo che cominciava con lei sul divano è quello che la rispecchia un po' di più, insomma, la versione rilassata, visto che dice anche Tendi. Andiamo a vederci la versione di Se telefonando, mitica canzone di Mina, dalla voce di Elena Berto, con tanto di trucco che è veramente molto suggestivo. Sul mare ci sono
canzone divina e voce magnifica, dice l'amica Delphi che ci sta ascoltando. Elena, complimenti. Devo dire che chiaramente io non avevo bisogno di riascoltarti per ricordarmi e per sapere, perché poi ti seguo, guardo i tuoi video quando tu fossi brava, però ci tenevo che comunque lo sentissero anche gli ascoltatori di questa trasmissione, che sono quelli chiaramente che sono in diretta, ma quelli che poi ascolteranno anche successivamente. Complimenti davvero, anche perché cantare Mina. Alberto Lucca, perché questo video è stato fatto con la collaborazione di Alberto Lucca, appunto, sì. E i musicisti del Tributo Italiano. Devo dire perché che nel lockdown anche lì, insomma, abbiamo attivato una serie di collaborazioni. Insomma, il lockdown ha attivato anche. Non è stato solo negativo, ha attivato anche un po' di partnership nel frattempo, anche perché c'era da rimanere comunque un po' esposti e anche da sfogare un po' quello che la musica ti dà, quello che ti rimane dentro, che tenere lì era veramente, immagino, molto, molto complicato. Elena, io ti chiedo i tuoi progetti futuri, se c'hai altro che ti sta frullando in testa, perché so che tu sei abbastanza vulcanica da questo punto di vista, o se al momento Curly Band insieme al Tributo a Mina sono i due punti di riferimento. Ma in questo momento sì, questi due progetti sono i miei punti di riferimento. Ti garantisco che è già dura seguire due progetti, quindi sicuramente con proseguirò la collaborazione con Alessandro Floridia, naturalmente la Curly Band, che è la mia band, ecco. E poi niente, insomma, ci sono altri progetti anche con Matteo Magni, che saluto. Vorremmo fare, insomma, delle cose su lavorando in rete, ecco, sempre parlando comunque di Mina. Sì. Questo è un pochino il mondo su cui in questo momento mi sto muovendo, ecco. È un mondo fatto di grandi professionisti, perché da Matteo a Johnny a Renzo, insomma, devo dire che sicuramente sei in buone mani, e loro sono in buone mani avendo te come performer di questi gruppi che abbiamo citato. Io ti ringrazio, se vuoi dare qualche contatto anche rispetto alle pagine social, se qualcuno volesse sapere qualcosa in più di quello che fai. Certo, assolutamente, siamo su Facebook, siamo su YouTube, quindi veniteci a trovare nel nostro canale YouTube, troverete questi video e anche altri nella nostra pagina Facebook, foto, video, informazioni rispetto a tutta la band, naturalmente anche su Instagram siamo, ma anche su TikTok. Massimo si è lanciato però. Su questo canale. E quindi ogni tanto con le ballerine facciamo dei balletti esilaranti. E quindi veniteci a trovare, scoprirete anche la bellezza delle nostre Curly Girl, e non solo la bellezza, anche la bravura, naturalmente i nostri musicisti, Eric, Thomas, Andrea e tutti i vari sostituti con cui collaboriamo. E quindi veniteci a trovare nel mondo The Curly Band. Perfetto Elena, grazie per aver accettato questo invito, per averci allietato con la tua simpatia e la tua forza, e per averci fatto ascoltare i brani che hai interpretato, che abbiamo visto che si possono appunto trovare anche sui canali di riferimento. Ci risentiamo presto, allorché ricominci la stagione dal vivo, chiaramente sentiamoci, se hai qualcosa da proporre, da fare ascoltare, io sono sempre qua. Grazie infinite per l'invito, grazie a te per la sempre disponibilità. E in bocca al lupo anche a te, insomma, per la tua musica. Grazie, speriamo per la nostra musica, quella che davvero deve tornare in scena, perché ne abbiamo tutti quanti bisogno. Ancora grazie Elena, un bacio. Grazie a tutti, un bacione. A presto, ciao cara, a presto. Un saluto da Elena Berto, come avete visto, davvero con le sue mille sfaccettature. E noi siamo arrivati in coda al nostro appuntamento, che ci porta adesso a darvi quello che è il sommario dell'appuntamento del prossimo lunedì, dove c'è ancora un posto vacante, quello che doveva essere occupato dalla presenza di Simona Uniboni e Maria Rosaria Palmigiano, che però dovremo rimandare alla prossima settimana. Ma non escludo che Maria Rosaria possa essere con noi per fare due chiacchiere e poi lanciare l'appuntamento di martedì con Nicodemo Gentile. Comunque il prossimo lunedì, passato l'orario iniziale, l'ora intera dell'informazione, saremo con Massimo Galantucci di Magilla Spettacoli. Con lui abbiamo veramente sentito e visto tantissimi artisti durante queste settimane che lui stesso ci ha appunto incentivato. Quelle che avete ascoltato sono quasi tutte edizioni appunto di Massimo, che conosceremo nel dettaglio nel suo lavoro e nella sua professione. Dopodiché avremo invece un cantante che non è parte della scuderia di Massimo,
ma sono arrivate diverse cartoline digitali. In questi giorni conosceremo Rosa Spina con quello che è l'ultimo singolo di riferimento e un po' la sua storia. E poi attenzione, perché arriva veramente un ospite d'eccezione. A mezzogiorno e 40 minuti in diretta con Paolo Migone, che è un comico reso famoso sicuramente dalle partecipazioni a Zelliga, che ha avuto una carriera straordinaria. Lui veramente fra quelli che io più gradisco, tant'è che potrei recitarli quando sarà in diretta un po' dei suoi sketch a memoria, ma fatti da me chiaramente non farebbero ridere come invece fanno ridere quando li fa lui. Questo può costituire un parallelo, perché martedì sera, durante Imparatemelo Voi con Ronta, con Tambu, ci sarà anche Stefano Chiodaroli, un altro grande personaggio reso celebre dal suo sodalizio con Diego Batantuono, ma anche dalla presenza di Costante durante le puntate di qualche tempo fa di Colorado, un Colorado veramente di grande spessore e di grande qualità. Direi che tutto, io aspetto chi ha prenotato chiaramente nell'appuntamento di Gualtieri di domani e dopodomani insieme a Danilo Sacco. Per invece quanto riguarda l'appuntamento con Parola Musica On Air, lunedì prossimo a partire dalle 10, vi lascio con Nara Kauli. Anche qua siamo in una canzone dei Nomadi, una canzone di quelle che faremo durante l'appuntamento di Gualtieri in versione home ai tempi del Covid, come prima appunto abbiamo visto anche alcune canzoni da parte di Elena della Curly Band. Per fortuna i tempi sono cambiati, ci vediamo dal vivo e qua ci risentiamo lunedì mattina. Grazie che ci ha ascoltato, grazie ad Alessandro e a tutti quanti voi. Non userai.